Siamo alla settima lezione del nostro corso di filosofia, La distruzione della ragione, che è dedicata appunto al pensiero di Giovanni Gentile, più importante teorico, ideologo del fascismo, e poi proviamo a introdurre una figura molto significativa per il nostro corso, quella di Martin Heidegger, che è stato appunto il pensatore più di rilievo nazionalsocialista. Per quello che riguarda Giovanni Gentile, diciamo che Gentile è stato con Croce il filosofo italiano più influente nel primo cinquantennio del Novecento, e quindi diciamo ha influenzato profondamente la cultura non solo filosofica italiana del Novecento. Non Dovrebbe funziona. essere legato al computer. Se vuoi provare in qualche modo, se no io vado avanti. Gentile nasce in Sicilia nel 1875 e dopo essersi laureato in filosofia sotto l'influenza di Spaventa, insegna nei licei inizialmente, fino a che appunto non ottiene la cattedra universitaria. A partire dal 1903 conosce Croce, che è l'altro appunto grande pensatore che ha profondamente influenzato la cultura italiana della prima metà, anche della seconda metà del Novecento, e con Croce inizierà una collaborazione alla redazione della rivista fondata da Croce, La Critica, nel segno della rinascita dell'idealismo, perché appunto diciamo che in quell'epoca dominava ancora la cultura dominante, era ancora la cultura positivista, e diciamo che in reazione al positivismo appunto Croce e Gentile, che peraltro erano stati tutti e due allievi di Labriola all'università, e appunto attraverso Labriola avevano prima conosciuto e studiato Marx, e anzi sia Croce che Gentile scrissero appunto proprio all'inizio della loro carriera, dopo aver seguito le lezioni di Labriola, scrissero due importanti libri su Marx. Anche se revisionisti ovviamente, però insomma sono due libri che ebbero un certo rilievo, e poi diciamo che da Marx sono passati a studiare la filosofia dell'idealismo tedesco, in particolare Hegel, proprio perché volevano risalire diciamo alle fonti filosofiche del pensiero di Marx. E in qualche modo entrambi si definiranno hegeliani, e quindi saranno, diciamo, i protagonisti di questo tentativo di rilanciare appunto l'idealismo, che in Italia aveva conosciuto un certo sviluppo negli anni del Risorgimento. Appunto, ricordavamo la figura forse più importante, che è quella di Spaventa, ma lo stesso De Sanctis, il grandissimo critico letterario, insomma, faceva parte di questa cerchia che aveva appunto affrontato l'opera di Hegel. Quindi dicevamo appunto che dal 1903 conosce Croce, con cui collabora alla redazione della Critica, appunto nel segno della rinascita dell'idealismo, che è una reazione appunto allo scientismo positivista che allora dominava in Italia, no? Più generalmente diciamo in Europa e nei paesi a capitalismo avanzato, anche negli Stati Uniti. Dal 1906 ottiene la cattedra universitaria e insomma negli anni seguenti lavora all'università. Le sue opere filosofiche più importanti sono composte negli anni giovanili, a partire diciamo tra il 1911 e il 1922, perché a partire dal 1922 Gentile diventa ministro del primo governo Mussolini, subito dopo la marcia su Roma. Mussolini lo chiama come ministro dell'istruzione, e peraltro appunto è stato artefice di una importante riforma dell'istruzione, su cui si sono insomma
fondati i licei in Italia fino a pochi anni fa, ancora oggi, insomma, in parte risentono di questa riforma. Quindi diciamo che gli scritti più importanti di Gentile dal punto di vista filosofico sono antecedenti al suo, diciamo, impegno in politica nel regime fascista, e questo ovviamente, diciamo, aveva, diciamo, meno tempo, anche perché poi è stato il più importante, diciamo, organizzatore culturale durante il ventennio fascista. E quindi diciamo che in qualche modo dopo il 22 il suo impegno sarà più rivolto alla politica, anche se generalmente alla politica culturale, però insomma, sì, per esempio cercherà di costruire una storia del pensiero italiano per sostenere la tesi, tipica del fascismo, della superiorità del pensiero italiano rispetto ai pensieri degli altri popoli, e quindi diciamo che proprio per questo le sue opere più importanti di filosofia sono antecedenti, diciamo, a questo impegno. Diciamo che a differenza di Croce, che pur alla fine appoggiando la prima guerra imperialistica mondiale e criticando i socialisti che appunto non si erano uniti alla gioia per la conquista di Gorizia, tuttavia Croce, appunto, che era vicino a Giolitti, ebbe una posizione piuttosto critica verso l'interventismo e anche dopo verso, diciamo, lo sciovinismo, anche perché Croce, un po' come abbiamo visto Nietzsche, era consapevole che uno scontro così forte tra le potenze imperialiste avrebbe finito per favorire la rivoluzione, come poi avverrà appunto nel 1917. E proprio per questo Croce, pur comprendendo l'importanza per l'imperialismo della guerra, allo stesso tempo però cerca di evitare che diventi una guerra troppo, troppo profonda, proprio perché appunto è essenziale per impedire la rivoluzione che le potenze imperialiste mantengano comunque, diciamo, l'unità contro, diciamo, contro la sinistra, contro i socialisti, contro i comunisti. Al contrario, invece, Gentile è interventista convinto sin dall'inizio, e in seguito aderisce, diciamo, da subito, in quanto liberale, come sottolinea Gentile stesso, al fascismo, di cui diviene l'intellettuale di spicco, l'intellettuale, diciamo, il punto di riferimento di Mussolini, poi, diciamo, il più importante ideologo appunto del fascismo. La stessa, diciamo, esposizione più significativa del fascismo sulla voce fascismo dell'enciclopedia Treccani, anche se poi l'ha firmata Mussolini, però diciamo la parte teorica l'ha scritta proprio Giovanni Gentile, che peraltro ha fondato anche l'enciclopedia Treccani. E diciamo che in questo modo si allontanerà da Croce, che invece da liberale, diciamo che Gentile fa parte di quei liberali conservatori che aderiranno al fascismo, appoggeranno il primo governo e poi aderiranno proprio al fascismo, mentre invece Croce faceva parte, diciamo, di quei liberali, tra virgolette, di sinistra, diciamo quelli appunto vicini a Giolitti, che inizialmente appoggiano lo squadrismo perché lo considerano essenziale per eliminare il movimento dei lavoratori, il socialismo, il comunismo, e tuttavia una volta che i fascisti avevano fatto il lavoro sporco volevano riprendere loro il controllo appunto del potere che gestivano, diciamo, dall'Unità d'Italia in poi sostanzialmente. Infatti Croce era stato ministro dell'istruzione proprio nel governo liberale, subito prima della marcia su Roma. In realtà, diciamo, la base della riforma Gentile l'aveva scritta Croce, poi insomma Gentile ci aggiungerà degli aspetti,
peggiorativi ovviamente, più reazionari, però diciamo l'impianto di fondo era stato già dato da Croce. Invece diciamo che Croce, nel momento in cui appunto Mussolini impone diciamo lo Stato totalitario e quindi concentra nelle sue mani tutto il potere e non dopo aver fatto il lavoro sporco, non si tira da parte come pretendevano appunto i liberali tra virgolette di sinistra che l'avevano appoggiato precedentemente, diventerà appunto critico del fascismo. Quindi diciamo che invece Gentile appunto rivendicherà che in quanto liberale in quella situazione appunto i liberali dovevano appunto sostenere il fascismo e quindi entrerà a far parte del partito fascista. Dopo la rottura con Croce, Gentile fonda una sua rivista, il Giornale Critico della Filosofia Italiana, a partire dal 1920. E diciamo che appunto una volta al governo, come abbiamo detto, in qualche modo opera una fascistizzazione della riforma dell'insegnamento superiore che aveva tracciato il suo predecessore, cioè Benedetto Croce. Quindi quando si forma il primo governo fascista e Mussolini appunto chiama Gentile al Ministero della Istruzione, dopo la marcia su Roma, quindi porta a compimento, appunto, in qualche modo fascistizzandola, l'importante riforma dell'istruzione che aveva messo appunto Croce e che dà una forma che arriva quasi ai nostri giorni, ai licei italiani. In seguito Gentile si occupa principalmente di storia della filosofia, per i motivi che abbiamo detto. Innanzitutto cerca di giustificare filosoficamente l'adesione al fascismo e sostanzialmente per giustificare, diciamo, filosoficamente questa adesione, che per esempio era criticata da un punto di vista filosofico da Croce, Gentile sostiene che sostiene appunto che questa adesione deriva dal fatto che Gentile appunto ha seguito diciamo la destra hegeliana e il fascismo rappresenta diciamo un compimento secondo lui appunto della parabola della destra hegeliana perché come forse saprete dopo la morte di Hegel la sua scuola si divide diciamo in due correnti almeno che sono in lotta tra di loro. La cosiddetta destra hegeliana o i vecchi hegeliani che tendevano a dare una interpretazione sostanzialmente conservatrice del pensiero di Hegel, mentre diciamo, i giovani, che poi verranno appunto definiti sinistra hegeliana, di cui all'inizio hanno fatto parte anche Engels e Marx, appunto invece sostenevano una interpretazione in senso diciamo progressista e tendenzialmente rivoluzionario del pensiero di Hegel. Vediamo che Gentile, pur essendo in qualche modo come Marx ed Engels, e considerandosi in qualche modo un discepolo di Hegel, tuttavia appunto dà un'interpretazione opposta a quella di Marx e di Engels, appunto segue il filone appunto e si richiama il filone della destra hegeliana. Nel 1925, in risposta a Croce, che aveva diciamo coraggiosamente pubblicato il manifesto degli intellettuali antifascisti, scrive appunto nel 1925 il manifesto degli intellettuali fascisti, che diviene diciamo una sorta di manifesto ideologico del fascismo, di cui appunto Gentile diviene il massimo teorico dal punto di vista culturale e ovviamente dal punto di vista filosofico. Dirige poi e promuove, come dicevamo, l'Enciclopedia Italiana, nota come Treccani, e appunto in questi anni, dopo l'esperienza al governo, riprende, diciamo, i suoi studi sulla storia della filosofia italiana con cui aveva fatto, diciamo, dell'idealismo
l'esito naturale della tradizione filosofica italiana più antica, cioè secondo, diciamo, questo tentativo di dimostrare la presunta superiorità della cultura italiana filosofica sulla cultura degli altri paesi, sostiene sostanzialmente che l'idealismo tedesco sia debitore della filosofia italiana, un discorso che dal punto di vista della storia della filosofia non regge in nessun modo, perché la filosofia italiana di quegli anni era infinitamente più arretrata della filosofia tedesca, della filosofia dell'idealismo tedesco. Comunque, vabbè, ovviamente si tratta di un mito questo, quindi di un mito irrazionale, quindi non interessava tanto il rigore storico e filologico e filosofico. E quindi, secondo appunto la tesi di Gentile, l'idealismo sarebbe, diciamo, uno sviluppo dello spiritualismo che si era sviluppato negli anni del Risorgimento in Italia e che, secondo appunto Gentile, sarebbe il tratto comune dei pensatori, degli intellettuali di maggior rilievo del Risorgimento, che sarebbero Gioberti era un prete, diciamo, che sosteneva un'idea di confederazione degli stati italiani, cioè non degli stati italiani, delle diverse regioni d'Italia che erano pure dominate da potenze straniere, il nord per esempio era sotto il dominio austriaco, sotto la guida del Papa. Questa era sostanzialmente la posizione di Gioberti. Quindi, diciamo, un intellettuale ovviamente di centrodestra, diremmo oggi, Rosmini, che appunto è forse il più significativo intellettuale spiritualista, diciamo, e un pensatore cristiano, e poi la terza figura è quella di Mazzini. Qui ovviamente il fatto che Gentile in qualche modo si presenti il fascismo come diciamo, conseguente a Mazzini è molto discutibile, perché Mazzini era al contrario il principale esponente della sinistra durante l'epoca del Risorgimento, era un rivoluzionario. Ed è addirittura morto, diciamo, in clandestinità, perché appunto non accetta, lui era per una rivoluzione che unisse l'Italia in una repubblica democratica, quindi non accetta, diciamo, invece l'espansione del regno di Savoia, e quindi insomma continua a combattere per la democrazia, per la repubblica, e muore addirittura appunto sostanzialmente in clandestinità. E quindi diciamo che anche in questo caso è una netta forzatura di tipo ideologico, e che sarebbe poi avrebbe portato allo hegelismo napoletano, appunto, di Spaventa, ma anche qui appunto il richiamarsi di Gentile a Spaventa è del tutto arbitrario, perché Spaventa era comunque un intellettuale progressista radicale, appunto, è stato molto importante per aver introdotto nella cultura italiana la filosofia idealista. Ovviamente è vero il contrario, non è che lo spiritualismo italiano ha influenzato l'idealismo, il contrario, è l'idealismo che ha influenzato la cultura italiana, e diciamo il pensatore che ha più introdotto la filosofia hegeliana appunto in Italia è stato Spaventa, e ovviamente questo è stato un momento di grande progresso per la filosofia italiana, che invece appunto ai tempi di Gioberti e di Rosmini era molto arretrata rispetto alla grande filosofia europea. Questo per dire appunto quanto fosse poi ideologica ovviamente questo tentativo di dare una base filosofica al fascismo da parte di Gentile. Diciamo quindi che questa tradizione viene utilizzata da Gentile come fondamento appunto di un presunto primato dello spiritualismo italiano rispetto alle culture, diciamo, degli altri popoli, e che avrebbe trovato il suo naturale compimento nel fascismo. Quindi la linea sarebbe
appunto destra hegeliana, spiritualismo diciamo della filosofia italiana, della filosofia del Risorgimento, idealismo napoletano, Spaventa soprattutto, e poi appunto Gentile e il fascismo. Gentile, diciamo, riprenderà a fare, diciamo, politica attiva subito dopo la fondazione della Repubblica di Salò, dove tornerà a essere anche ministro e svolgerà appunto la funzione importante, proprio perché rimase, diciamo, fedele al fascismo fino alla fine, sostanzialmente. E anzi, Gentile è stato più significativo teorico anche della Repubblica di Salò. Quindi diciamo che Gentile ha seguito tutto l'iter della da gerarca fascista, dalla marcia su Roma in poi. È stato peraltro il primo firmatario nel 1938 del manifesto sulla razza, con cui sono cominciate le persecuzioni delle minoranze religiose, per esempio degli ebrei, ed è stato appunto autore del discorso agli italiani del 24 giugno 1943, che porta alla fondazione della Repubblica di Salò. Quindi, diciamo, è stato appunto il principale ideologo anche di questa pagina, forse la pagina più nera della storia italiana. Che ha sostenuto fino a che i partigiani lo hanno, diciamo, giustiziato. Passiamo a vedere meglio il pensiero di Gentile, che si presenta come una riforma della dialettica e della filosofia, della dialettica hegeliana. Ma come vedremo, in realtà, come ha scritto nel libro forse più significativo sull'idealismo italiano, e quindi su Croce e Gentile, un libro di Francesco Valentini, che si chiama La Controriforma della dialettica hegeliana, proprio perché mostra Valentini come in realtà, sebbene sia Croce e Gentile si presentassero come dei riformatori della dialettica hegeliana, in realtà sono dei controriformatori, cioè tornano sostanzialmente a posizioni filosofiche precedenti a quella di Hegel. Tuttavia, sicuramente per Gentile come per Croce, dopo appunto aver seguito la Briola, aver scoperto il marxismo, entrambi appunto per andare alle radici filosofiche del marxismo scoprono per loro, diciamo, la filosofia di Hegel, e questa scoperta è essenziale per entrambi, perché da qui nasce questa idea appunto del neoidealismo italiano, di rilanciare la cultura idealista contro il positivismo. Che peraltro per Gentile aveva pure un significato politico, perché il positivismo si afferma in Italia quando vince la sinistra storica, quando viene sconfitta la destra storica. E ovviamente Gentile è molto critico del positivismo, anche perché è legato alla sinistra storica in Italia, insomma. Quindi diciamo che c'era anche un significato politico, ovviamente di tipo reazionario. La sinistra storica italiana, per chi non lo sapesse, era comunque una corrente del Partito Liberale, anche se era, diciamo, più progressista della corrente della destra storica italiana. Quindi dicevamo che, come per Croce, anche per Gentile, decisivo è stato l'incontro con la filosofia di Hegel, e non a caso, proprio nel suo scritto, uno degli scritti più importanti di Gentile dal punto di vista filosofico, cioè intitolato La riforma della dialettica hegeliana, che Gentile pubblica nel 1913, inserisce un saggio
intitolato Sull'atto del pensare come atto puro, che poi riprende e sviluppa nella Teoria generale dello spirito come atto puro del 1916, su cui fonda sostanzialmente tutta la sua filosofia. Sostanzialmente, leggendo queste opere, c'è in nuce tutta la filosofia di Gentile, in quanto appunto Gentile riduce tutte le categorie della logica e della metafisica a quest'unica categoria, che è appunto l'atto puro del pensiero. E, ovviamente, come dicevamo, della filosofia hegeliana prende proprio gli aspetti che criticano Marx ed Engels, cioè quegli aspetti, diciamo, idealisti, che appunto Marx ed Engels criticano da un punto di vista materialistico, mentre ovviamente non coglie tutti quegli aspetti materialistici che sono invece presenti, come abbiamo visto l'anno scorso nel pensiero di Hegel, che sono quelli da cui partono invece Marx ed Engels. Perciò dicevamo che sono appunto due interpretazioni radicalmente contrapposte del pensiero hegeliano. Ovviamente, mentre Marx ed Engels sono partiti dagli elementi più avanzati del pensiero di Hegel per sviluppare, diciamo, una filosofia più avanzata, più rivoluzionaria, quella appunto del materialismo storico e dialettico, al contrario, diciamo, Gentile e Croce hanno preso gli elementi, diciamo, più conservatori del pensiero di Hegel e hanno sviluppato una filosofia che si è presentata come riforma, ma appunto come oggi quelli che si dicono riformisti fanno costantemente delle controriforme. Anche Croce e Gentile hanno fatto appunto una vera e propria controriforma della dialettica hegeliana, e vediamo appunto proprio questo aspetto della controriforma della dialettica. Diciamo che la premessa generale del ragionamento di Gentile, che è alla base della sua filosofia, è che la verità, appunto, cito Gentile, riguarda sempre e soltanto il pensiero. Per Gentile, appunto, qui ovviamente c'è una forte vicinanza con i pensatori irrazionalisti che abbiamo affrontato, a partire da Schopenhauer, per cui il mondo è la rappresentazione del soggetto, non esiste un mondo oggettivo, esistono soltanto le rappresentazioni appunto soggettive, e poi c'è questo elemento del volontarismo irrazionale. Abbiamo visto in Nietzsche che esistono soltanto le prospettive, cioè le diverse interpretazioni soggettive del mondo, ma non esiste appunto un mondo materiale, reale, un mondo oggettivo. E questa posizione ovviamente viene sviluppata anche da Gentile. Ritroviamo entrambi questi aspetti: da una parte l'idea che esiste soltanto il pensiero, il mondo materiale reale non esiste, e dall'altra parte appunto questo volontarismo irrazionalistico che appunto era presente in Schopenhauer, appunto il mondo come volontà e rappresentazione. Abbiamo visto in Nietzsche che diventa la volontà di potenza, ed è appunto determinante anche nel pensiero di Gentile. Ed è una caratteristica poi del fascismo, questo aspetto di questo volontarismo, diciamo, irrazionalistico. Quindi, come dicevamo, appunto accento a quegli aspetti più deboli dell'idealismo, proprio quegli aspetti che Marx ed Engels avevano criticato, cioè questa impostazione idealista. Infatti, secondo appunto Gentile, noi possiamo, giustifica appunto questa concezione per cui la verità riguarda sempre e soltanto il pensiero, cioè non la realtà, perché l'unica realtà è il pensiero, secondo Gentile, appunto. E ovviamente da qui c'è la stessa impostazione antiscientifica che abbiamo visto caratterizza tutti questi pensatori, da Schopenhauer a Nietzsche a Gentile.
E questo spiega, per esempio, pure perché nella riforma della scuola italiana, sostanzialmente alle discipline scientifiche è stato dato scarsissimo spazio, proprio perché sia Gentile che Croce hanno un'attitudine sostanzialmente antiscientifica, cioè non considerano le discipline, le scienze naturali delle scienze. E proprio per questo diciamo che poi il tallone d'Achille della scuola italiana per altri aspetti ha pure degli elementi validi, ma questo sicuramente è il principale tallone d'Achille. Dicevamo, per giustificare che la verità riguarda sempre e soltanto il pensiero, Gentile sostiene che noi possiamo essere certi solo di ciò che pensiamo, mentre del resto appunto non abbiamo certezza. E quindi la vera realtà è il pensiero. Gentile poi contrappone il pensiero concreto, che secondo lui è il pensiero attuale, il pensiero diciamo in atto, al pensiero diciamo astratto, che invece è il pensiero pensato, che riguarda diciamo sostanzialmente il passato. E quindi secondo appunto Gentile, alla base di tutto ci sta questo atto puro del pensare, il pensiero, dice Gentile, pensante, non il pensiero passato. E qui ovviamente è il legame tra questa concezione diciamo ultra idealista e radicalmente antimaterialista. Questo è un terzo aspetto che accomuna questi pensatori, cioè Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e Gentile, una posizione radicalmente antimaterialista. Quindi dicevamo appunto, diciamo che questo è l'elemento che lega questa impostazione antimaterialista al volontarismo irrazionale. Il fatto appunto del pensiero pensante, e quindi l'atto puro, l'azione è l'azione del pensiero pensante, non è ovviamente l'azione di Marx, cioè l'azione razionale che rivoluziona lo stato esistente delle cose, ma è appunto è il puro pensiero pensante. Quindi anche in questo caso c'è un'interpretazione dell'idealismo che va in senso completamente opposto a quello di Marx e di Engels. Quindi dicevamo appunto quindi diciamo che per Gentile il soggetto del pensiero è l'io, sempre questo elemento è l'io stesso, questo elemento ovviamente fortemente soggettivo, che è ovviamente l'opposto della dialettica oggettiva che sviluppa Hegel, e quindi perciò appunto si parla più propriamente di una controriforma della dialettica hegeliana, perché Gentile dalla dialettica oggettiva e assoluta di Hegel torna all'idealismo diciamo soggettivo di Fichte. Quindi per molti aspetti dal punto di vista filosofico Gentile riprende sostanzialmente l'impostazione di Fichte, ovviamente non dal punto di vista politico, perché Fichte era un pensatore rivoluzionario, mentre Gentile è un pensatore ultrareazionario. Infatti, poi dal punto di vista della filosofia politica l'impostazione è opposta, mentre Gentile, diciamo, è il grande teorico del totalitarismo, dello Stato totalitario. Invece Fichte appunto è un'impostazione proto-comunista, cioè sviluppa una concezione per cui lo Stato deve essere superato, deve essere appunto la società si realizzerà veramente quando sarà in grado diciamo di autogestirsi senza più bisogno del potere esterno dello Stato. Quindi diciamo che anche questo ritorno da Hegel a Fichte è soltanto perché accentua, diciamo, gli aspetti soggettivi dell'idealismo. Però poi appunto Fichte è un grande pensatore rivoluzionario, pur con i suoi limiti, mentre appunto Gentile è un grande pensatore reazionario. Quindi diciamo che il soggetto del pensiero è l'io stesso,
che inteso come soggetto trascendentale, soggetto universale, anche qui non ovviamente in senso materialistico, cui si riducono tutti i soggetti determinati, ritorna questo cattivo platonismo per cui l'idea è, diciamo, il prototipo, mentre le cose reali sono delle mere copie, diciamo, di questo prototipo. E quindi appunto c'è una ripresa dell'io puro della filosofia di Fichte, che è pensata appunto come questo atto puro del pensiero che non ha nulla fuori di sé, anche qui è un'impostazione molto diversa in realtà anche da quella di Fichte, perché per Fichte, diciamo, questa accentuazione dell'atto era in funzione della superiorità della filosofia pratica rispetto alla filosofia teoretica, proprio perché, proprio perché Fichte era un pensatore rivoluzionario e quindi come Marx, diciamo, accentua, diciamo, l'aspetto della filosofia della prassi. Mentre in Gentile c'è un totale travisamento ovviamente del pensiero di Marx, perché loda Marx per aver appunto sostenuto la superiorità della filosofia della prassi, ma per lui la prassi è la prassi del puro pensiero, cioè non è la prassi reale, politica, rivoluzionaria, ovviamente. Quindi diciamo appunto, e quindi diciamo che secondo Gentile non c'è niente al di fuori del pensiero che pensa, del pensiero nell'atto del pensare, in quanto appunto l'atto puro del pensare è il principio stesso del mondo, secondo Gentile, appunto, diciamo l'idealismo nella sua forma più esasperata, diciamo, più radicalmente antimaterialista, quindi più ideologica sostanzialmente, e più antiscientifica. E quindi diciamo l'io che pensa diviene il tutto, che nella sua sintesi annulla completamente la realtà, il reale, con una posizione appunto di formalismo assoluto. Infatti, diciamo che il non io, cioè tutto ciò che non è il soggetto pensante, viene sintetizzato nell'io, quindi viene tolto, non ha una sua indipendenza sostanzialmente. E non c'è neanche, diciamo, quella drammaticità che c'era, diciamo, nel pensiero di Fichte, in cui appunto l'io cercava sempre di comprendere e quindi fare suo il non io, però il non io gli si riproduceva costantemente davanti, e quindi diciamo che questa opera di comprensione del non io era un'opera infinita per Fichte. Invece per Gentile, no, non c'è neanche, diciamo, questa drammaticità. Proprio per questo appunto preferiamo parlare, seguendo Valentini, della controriforma della dialettica hegeliana piuttosto che di una riforma. Infatti in Gentile, a differenza che in Hegel, soltanto il reale è razionale, ma il razionale non è reale. E quindi sostanzialmente il reale di Gentile non è come in Hegel ciò che è razionale della realtà, ma è ciò che è meramente esistente. E da qui appunto l'idea totalitaria dello Stato, per cui appunto secondo Gentile è impossibile potersi opporre allo Stato, perché appunto lo Stato è tutto. E diciamo, i cittadini hanno senso soltanto in questa totalità dello Stato. E da qui appunto la concezione appunto totalitarista, che il concetto stesso di totalitarismo è stato appunto coniato proprio per indicare il regime fascista. Poi, diciamo, nell'utilizzo ideologico che ne farà la Arendt, eccetera, il fascismo viene spunto perché si punta all'identificazione tra nazismo e comunismo. L'Arendt parlava di nazismo e stalinismo, poi quando Brzezinski ne farà, diciamo, lo strumento principale della guerra fredda, diventerà direttamente il comunismo. Però beh, questo lo vedremo meglio dopo. Quindi dicevamo che c'è una controriforma della dialettica hegeliana. Infatti in Gentile solo il reale è razionale, perché appunto è sintetizzato nell'io trascendentale,
ma il razionale non è reale, proprio perché il reale non esiste, esiste soltanto il pensiero. E questo porta, come dicevamo, sostanzialmente a una santificazione dell'esistente, cioè tutto ciò che esiste, quindi lo Stato, in quanto appunto esiste, viene assolutizzato. E questo poi serve anche a giustificare il fascismo e il fatto appunto che non è tollerabile nessuna forma di opposizione al regime, proprio perché appunto l'individuo esiste solo come cittadino, quindi come membro dello Stato, e quindi non può, diciamo, opporsi allo Stato, perché al di fuori dello Stato non esiste. Proprio, diciamo, sviluppando gli aspetti più conservatori della destra hegeliana, anche qui c'è un portare, diciamo, alle estreme conseguenze. L'interpretazione della destra hegeliana, comunque la destra hegeliana era sostanzialmente liberale, invece il pensiero di Gentile, sebbene appunto lui si definisse liberale, in realtà con il liberalismo ha molto poco a che fare. Appunto, tenete presente che il termine totalitarismo viene appunto coniato proprio dai liberali cosiddetti, diciamo, di sinistra, in particolare da Mendola, che appunto lo conia per criticare il regime fascista, mentre Gentile, al contrario, considera questa critica come appunto una lode, e anzi appunto descrive il regime fascista proprio come totalitario. Quindi quella che doveva essere la critica liberale al regime fascista, per Gentile invece diventa fondamento del fascismo. Quindi, come dicevamo, si tratta di uno sviluppo radicalmente opposto dell'idealismo, dell'hegelismo rispetto al materialismo storico e dialettico di Marx e di Engels, che appunto, al contrario di Gentile, portano invece alle estreme conseguenze la sinistra hegeliana. Quindi, come Marx ed Engels partono dalla sinistra hegeliana, poi la superano portandola, diciamo, dopo averla portata alle estreme conseguenze, la superano. Anche Gentile porta alle estreme conseguenze, però in senso opposto alla destra hegeliana, e la supera, però non in senso ovviamente progressista, ma in senso appunto reazionario. E questo appunto porterà a una rottura netta con Croce, che appunto criticherà questa deriva del pensiero di Gentile, che Croce definirà, non a torto, mistica sostanzialmente. Questo elemento del misticismo l'abbiamo già ritrovato sia in Schopenhauer, appunto Schopenhauer conclude con l'ascesi, l'abbiamo ritrovato ovviamente in Kierkegaard, nell'apologia del cristianesimo di Kierkegaard, l'abbiamo trovato già nel secondo Schelling, e poi l'abbiamo trovato anche in Comte. Anche Comte conclude, diciamo, con il misticismo, si considera il papa della nuova chiesa positivista, eccetera, eccetera. Appunto, Croce definirà mistica la concezione dello spirito di Gentile, proprio perché in questa concezione ogni distinzione viene meno, potremmo dire, appunto, utilizzando la celebre appunto critica che Hegel fece alla concezione di Schelling, che è una notte in cui tutte le vacche diventano nere, proprio perché appunto tutto viene identificato nel puro pensiero, che è il puro spirito poi per Gentile. E proprio per questo scrisse, diciamo, a Croce, con una sana ironia, appunto in questa notte in cui tutte le vacche diventano nere, commenta Croce, dice: questa filosofia può essere ottima per sentirsi in unità con Dio, appunto nel senso della mistica, ma è del tutto inadatta a pensare le cose del mondo. Però poi ovviamente è assolutamente inutile per comprendere la realtà, proprio perché appunto c'è una radicale negazione della realtà della scienza, quindi poi ovviamente non c'è la possibilità di comprendere appunto la realtà. C'è, al contrario, appunto questo titanismo dell'autocoscienza, questo sostanzialmente riprende la posizione del romanticismo,
che ha, come sappiamo, poi un esito sostanzialmente reazionario, è la filosofia, è il pensiero, è la cultura dominante dell'epoca della Restaurazione. Quindi diciamo che, tornando sostanzialmente da Hegel a Fichte, anche in Gentile la prassi diviene sostanzialmente un titanismo dell'autocoscienza, opposta alla filosofia della prassi di Marx, che Gentile non comprende, ma ovviamente se la rigira completamente per sostenere le sue posizioni, che porta essenzialmente a una posizione appunto di volontarismo irrazionalista, come Schopenhauer, come Nietzsche, una sorta diciamo di spontaneismo assoluto, che ovviamente impedisce di avere coscienza della realtà nella sua contraddittorietà. Tutte le contraddizioni della realtà spariscono proprio perché la realtà non esiste, esiste soltanto il puro pensiero, dove ovviamente non ci sono le contraddizioni. E quindi si fa sparire completamente la realtà con le sue contraddizioni, perché ovviamente la rivoluzione nasce proprio dalle contraddizioni oggettive della realtà. Quindi evidentemente un pensatore reazionario, conservatore come Gentile deve fare scomparire le contraddizioni della realtà. Quindi diciamo si fanno sparire le contraddizioni della realtà riducendo la dialettica hegeliana a una dialettica puramente astratta, puramente concettuale. E proprio per questo Gramsci criticherà nei Quaderni del carcere radicalmente il pensiero di Gentile, critica anche quello di Croce, ma in maniera decisamente più radicale quello di Gentile. Considerando sia il pensiero di Gentile che il pensiero di Croce, così si esprime Gramsci, una utopia ideologia. Perché appunto pretende, entrambe queste filosofie cosiddette neoidealiste, pretendono di conciliare le contraddizioni reali a livello del pensiero astratto. Ovviamente, io a livello del pensiero ideologicamente posso conciliare le contraddizioni, ma poi le contraddizioni reali rimangono. Ovviamente è un modo, perciò parla di utopia, ideologia, utopia perché pretende che il pensiero possa far sparire le contraddizioni della realtà, ideologia perché serve a difendere l'esistente, cioè a nascondere sostanzialmente quelle contraddizioni oggettive reali da cui può partire la rivoluzione, come nel marxismo, no? Quindi appunto Gramsci critica il neodialismo sia di Croce che di Gentile, definendolo utopia e ideologia proprio perché entrambi pretendono di conciliare le contraddizioni reali, mentre al contrario, appunto, sostiene Gramsci, sviluppando il pensiero ovviamente di Marx e di Engels, solo tenendo conto delle contraddizioni reali, delle contraddizioni oggettive, si può sviluppare non solo una prassi rivoluzionaria, dice Gramsci, ma anche un sapere storico reale, cioè io posso veramente conoscere la realtà solo se la comprendo nella sua contraddittorietà. Che poi è il discorso che fa Hegel, perciò dico che il pensiero di Gentile non è una riforma dell'hegelismo, ma è una controriforma, proprio perché Hegel invece coglie le contraddizioni della realtà. Anzi, secondo Hegel, addirittura le contraddizioni della realtà, a livello della realtà non si superano sostanzialmente, proprio perché la realtà in se stessa è contraddittoria. Invece, appunto, sviluppando il titanismo dell'autocoscienza, appunto, Gentile fonda la sua corrente filosofica che è detta appunto attualismo, da atto come atto puro del pensiero. Quindi diciamo che dall'idealismo, Gentile con questa controriforma dell'idealismo giunge appunto all'attualismo, riconducendo tutta la realtà e anche tutti i momenti dello spirito, abbiamo visto in Hegel c'è lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto che poi abbiamo visto si articolano in tanti momenti differenti, ovviamente tutto questo sparisce in Gentile, questa notte in cui tutte le vacche sono nere, per cui tutta la realtà, tutti i momenti dello spirito, l'arte, la religione, eccetera,
sono tutti, diciamo, sussunti nel puro atto del pensiero pensante. Un po' come abbiamo visto in Schopenhauer, che riduce tutte le categorie alla sola categoria della causalità, anche qui c'è una riduzione di tutte le categorie sostanzialmente all'unica categoria dell'atto puro del pensiero pensante. Infatti, per Gentile, non solo ogni oggetto presuppone il soggetto pensante, e quindi non esiste indipendentemente dal soggetto pensante, ma qualsiasi attività del pensiero, appunto, presuppone sempre l'atto del pensarla, quale fondamento, appunto, di ogni conoscenza, al di fuori, appunto, del quale non esiste una realtà autonoma, appunto. Sostanzialmente, anche in questo caso, come riconosce, più correttamente Schopenhauer, c'è un ritorno al pensiero di Berkeley, cioè a questo pensatore reazionario, un prete inglese sostanzialmente, che per primo sviluppa questa concezione ultra idealista e antimaterialista, ovviamente in funzione controrivoluzionaria. Ma mentre Schopenhauer, diciamo, riconosce il debito verso Berkeley, invece, diciamo, Gentile per diciamo, ingannare, si richiama Hegel, addirittura Marx. Perché appunto, come sapete, il fascismo gioca molto su questo far finta di essere rivoluzionario, insomma, no? Tanto che Gentile arriva a dire che i comunisti, questo soprattutto nell'epoca della Repubblica di Salò, in cui questi elementi si accentuano ulteriormente, arriva a dire che i comunisti sono soltanto sono in realtà dei corporativisti, perché ovviamente Gentile sostiene il corporativismo, però diciamo troppo impazienti, che vorrebbero appunto realizzare immediatamente ciò che il fascismo invece realizza nei tempi giusti, sostanzialmente. Quindi tornando, diciamo, alla filosofia di Gentile, diciamo che per Gentile non solo, sì, questo l'abbiamo già visto, quindi non esiste una realtà autonoma, sì, eravamo arrivati qui. Quindi diciamo che questo atto puro, che raccoglie in sé tutta la realtà e tutte le categorie, poi si articola in una monotriade, qui riprende sostanzialmente Hegel. Diciamo, lo spirito assoluto di Hegel, la triade dello spirito assoluto di Hegel. Quindi diciamo che l'atto puro del pensare è per Gentile un processo in divenire, perché è il pensiero pensante. Ovviamente Gentile considera l'unica vera categoria quella del divenire. Abbiamo visto che, al contrario, per Hegel la categoria del divenire è una categoria prelogica, prescientifica. La prima categoria logica e scientifica è quella dell'essere determinato. Ovviamente invece in Gentile, che è la determinatezza poi materiale, storica, invece ovviamente per Gentile contrappone invece il divenire all'essere determinato. Poi qui c'è quindi una completa controriforma della dialettica hegeliana, non solo ovviamente di Marx, ma anche di Hegel. Comunque qui riprende sostanzialmente i tre momenti dello spirito assoluto hegeliano, quindi abbiamo prima l'arte, che però è intesa ovviamente al contrario di come la intendeva Hegel e ancora più al contrario di come la intenderanno Marx ed Engels. Infatti l'arte, qui c'è una vicinanza con Croce, entrambi diciamo riprendono la concezione più reazionaria dell'arte, quella diciamo del romanticismo reazionario, cioè un'arte che è completamente astratta dalla realtà, è completamente irrazionale, pura espressione del sentimento soggettivo, quindi proprio esattamente il contrario di come la intendeva Hegel e tanto più diciamo Marx ed Engels. Quindi l'arte è presentata come pura attività dello spirito, inteso come puro soggetto, quindi l'arte è completamente soggettiva, quindi l'arte è tutta lirica ed è tutta, diciamo, espressione
della visione del mondo puramente soggettiva dell'artista, quindi diciamo che non ha nessun legame con la realtà. Poi è il secondo momento, quello della religione, che è appunto, diciamo, l'opposto dell'arte. Se l'arte è ultra soggettiva, secondo Gentile, la religione, diciamo, invece è l'oggettivismo assoluto. Quindi è l'attività dello spirito come oggetto, perché poi in realtà è sempre un momento dello spirito. E infine abbiamo la filosofia, quale immanenza del soggetto e dell'oggetto dello spirito, cioè come diciamo sintesi della soggettività dell'arte e dell'oggettività assoluta della religione. Vedremo che anche Gentile, come la maggior parte dei pensatori che abbiamo studiato, dà grandissima importanza all'elemento religioso. Questa è una costante praticamente di tutti gli autori che abbiamo studiato. Abbiamo visto prima il secondo Schelling. L'unico che in teoria sembra fare eccezione è Schopenhauer, ma poi abbiamo visto che in realtà l'ateismo di Schopenhauer, come già evidenziava Lukács, è un ateismo profondamente religioso, tant'è che Schopenhauer considera l'unica soluzione alle contraddizioni della realtà l'ascetismo. Per cui, insomma, diciamo che questa attitudine, che abbiamo poi ritrovato anche in Nietzsche sostanzialmente, è anche presente in Schopenhauer, questo aspetto dell'ateismo religioso, perché da una parte, appunto, Gentile, riprendendo Hegel, sostiene che la religione è qualcosa che appartiene ormai al passato e che appunto è stata superata dalla filosofia. Dall'altra parte però è estremamente interessato alla religione come instrumentum regni, cioè come strumento di dominio sulle masse. Tant'è che è proprio Gentile che vuole, mentre tutti i governi liberali precedenti avevano escluso l'insegnamento della religione nelle scuole, Gentile appunto la reintroduce proprio perché, appunto, visto che i lavoratori andavano a scuola, diciamo, fino alle elementari, i lavoratori dovevano avere un insegnamento religioso, ovviamente. Poi, diciamo, invece quelli delle classi dominanti che passeranno, diciamo, le scuole superiori avranno un insegnamento, diciamo, filosofico e non più religioso, proprio perché appunto le classi dominate devono imparare a obbedire, per cui devono avere un insegnamento di tipo religioso, appunto. Bene, vediamo meglio questi tre momenti. Dal primo, che è quello dell'estetica, dell'arte, diciamo che, come abbiamo già accennato, come in croce anche per Gentile, l'estetica è una conoscenza preconcettuale, quindi sostanzialmente prerazionale. E quindi viene intesa come croce, riprendendo, diciamo, gli aspetti più deteriori del romanticismo, l'arte è intesa come pura li liricità, come pura fantasia del soggetto, dell'artista, e quindi come puro sentimento, proprio in contrapposizione alla ragione. E quindi, diciamo, l'arte vive di per sé, secondo Gentile, al di fuori dell'atto del pensiero, in quanto prodotto del passato, proprio perché è preconcettuale. Tuttavia, anche l'arte, come tutto, deve poi risolversi nel pensiero, che è questa appunto notte dove tutte le vacche diventano bigie. Per quello che riguarda invece la concezione della religione, diciamo che nella religione, secondo Gentile, il soggetto puro dell'arte si aliena a tal punto, diciamo, nell'altro da sé, da concepire se stesso come un estraneo. Sostanzialmente c'è una ripresa anche in questo caso del pensiero di Feuerbach, cioè la religione come forma di autoalienazione dell'uomo, che appunto alienandosi in Dio, che poi è un discorso sostanzialmente che è già presente in Hegel, abbiamo visto quando parla della coscienza infelice nella Fenomenologia dello Spirito, perché c'era l'anno scorso, e quindi appunto finisce per considerare Dio appunto come un soggetto assoluto e del tutto dominante sulla coscienza che in realtà però l'ha prodotto.
E quindi in questo modo la religione nega l'autosufficienza del pensiero e del soggetto, perciò appunto i futuri lavoratori devono avere un'educazione religiosa, proprio perché non devono essere autocoscienti, non devono imparare a pensare con la loro testa, e nega la stessa libertà del soggetto, perché appunto i lavoratori per gentile sono, riprende ovviamente la solita metafora organicistica, ovviamente la concezione politica di Gentile riprende quella reazionaria organicista del romanticismo, per cui la classe dominante è la testa, come in Comte, dalle direttive, mentre i lavoratori sono gli arti, le mani, quindi devono imparare a ubbidire alla testa, non devono pensare con la loro testa o addirittura pensare di poter essere liberi, sono puri, diciamo, sono puri. Applicano quello, le direttive, diciamo, delle classi dominanti. E da qui appunto l'importanza della religione anche a livello pedagogico per, come strumento perenne verso le classi che devono, le classi dei lavoratori manuali, questa è la concezione appunto di Gentile. Quindi diciamo che nella religione l'atto del pensiero si rovescia in quanto è l'oggetto del pensiero, cioè Dio, che ovviamente è un prodotto del pensiero, che si rivela al soggetto umano, quindi si rovescia. La filosofia è quindi la sintesi di soggetto e oggetto, quindi la sintesi di religione, scusate, di arte, che è il momento soggettivo, e della religione che è il momento oggettivo. Diciamo che con la filosofia si giunge alla sintesi di soggettività e oggettività come atto puro del pensare, si ritorna sempre all'atto puro del pensare, in cui si risolve completamente la logica e l'esistenza del reale, come abbiamo visto, per cui l'io, inteso come l'io puro, l'io trascendentale, va inteso quale puro atto che non si oggettiva mai in una forma determinata, il pensiero è sempre un puro divenire, è un pensiero pensante che non si ferma mai appunto in una forma determinata, questa è la negazione della realtà perché come diceva invece Hegel, tutto quello che esiste in cielo e terra è solo essere determinato, cioè non esiste niente che non sia determinato, quindi diciamo, è tutta fuffa ideologica da questo punto di vista. Che appunto è un pensiero che non si deve mai oggettivizzare in una forma determinata, mentre appunto al contrario per Hegel l'unica realtà è costituita dall'essere determinato. Appunto, pure qui c'è una completa controriforma del pensiero di Hegel. Per Gentile quindi l'io, sempre inteso come l'io, la pura autocoscienza del soggetto trascendentale, è questo, diciamo, costante autotrascendimento, costante divenire, che toglie ogni particolare e ogni individuazione, proprio perché per Croce l'unico individuo è lo stato totalitario. Non esistono, diciamo, i singoli esseri umani come individui, cioè, ovviamente questo va negato nella concezione totalitaria del fascismo. Bene, passiamo poi brevemente a vedere come sviluppa sempre in senso ideologico la storia della filosofia. Diciamo che se tutta la realtà si risolve nel pensiero, quale sintesi di soggettività e oggettività, non può che esserci per Gentile una completa identità tra la storia e la filosofia, in quanto appunto l'autocoscienza si realizza sempre nella coscienza delle cose e quindi la filosofia è, diciamo, automaticamente storia, la filosofia sarà storia, in quanto la coscienza delle cose invece si realizza sempre nell'autocoscienza, la storia sarà sempre filosofia. E quindi anche da questo punto di vista, diciamo, l'intera storia viene riassorbita all'interno di questa filosofia che poi abbiamo visto è una utopia ideologia come la definiva Gramsci. Infatti per Gentile non si fa storia seguendo cronologicamente gli eventi del passato, ma sempre ri risalendo dal passato inattuale al pensare attuale, che vede i fatti temporalmente, ma non all'interno del tempo. Perché? Perché è al di sopra e al di fuori del tempo.
che sostanzialmente in questo modo giustifica la sua concezione totalmente ideologica della storia, totalmente quindi mistificante della realtà storica. Perciò appunto la storia è una, sempre questa concezione totalitaria, ideale ovviamente, nel senso di contraria alla concezione materialistica della storia, eterna, quindi pure qui andiamo verso il misticismo, in quanto appunto risolve tutti i momenti del passato nella contemporaneità, per cui esiste soltanto, diciamo, il pensiero contemporaneo che appunto pone la storia passata. E quindi la storia è sempre storia presente, quale tempo dell'attuale che risolve completamente in sé il passato, il presente e il futuro, proprio perché è, diciamo, al di sopra, del tempo. Passiamo poi, a occuparci di un altro aspetto centrale dell'opera di Gentile, che è la pedagogia e la riforma della scuola. Anche qui appunto Gentile fonda su basi attualistiche la sua concezione della pedagogia e quindi della scuola. Infatti, dal momento che ogni atto non può, secondo Gentile, che identificarsi, sempre si identifica tutto, con l'atto del pensiero che pensa se stesso, è puro pensiero pensante. Ovviamente non è il pensiero che pensa la storia come Hegel, ma è il pensiero che pensa se stesso. Anche la pedagogia, secondo Gentile, non può che identificarsi con la filosofia, nel senso sempre di utopia ideologia, cioè quella che lui chiama filosofia, ma che in realtà, come spiega bene Gramsci, è una forma di utopia ideologia. Quindi diciamo che la pedagogia in questo modo, secondo Croce, secondo Gentile, si consacra alla filosofia risolvendosi completamente in essa, di modo che nell'atto educativo si realizzi una stretta identità tra educatore ed educato. Anche qui c'è questa concezione sostanzialmente totalitaria, perché tutto si fonde sempre in uno. E quindi diciamo che nell'atto educativo, l'educando non deve più considerare l'educatore come un limite, quindi non ci può essere un'attitudine critica, rispetto a quello che ti viene appunto insegnato, ma deve diventare parte integrante della sua formazione. E proprio per questo Gentile è contrario a un metodo pedagogico che considera astratto, cioè realizzato secondo regole e canoni validi per tutti. Infatti l'atto, anche perché c'è sempre questa posizione fortemente anti-egualitaria, cioè una cosa è la scuola per i figli delle masse popolari che devono rimanere in eterno subordinate, e altra cosa è la scuola, diciamo, per la futura classe dirigente. Che poi viene giustificato sono i figli degli intellettuali. Perché c'è sempre ovviamente questa contrapposizione tra il lavoro intellettuale, che è il lavoro, diciamo, dei veri uomini, e il lavoro manuale, che è il lavoro sostanzialmente dei subordinati, delle classi subordinate, delle classi subalterne. Quindi diciamo, l'atto educativo è quindi inteso da Gentile come un atto vivo che continuamente si trasforma. Ritorna sempre a questo elemento sostanzialmente irrazionale del divenire. Divenire senza ovviamente uno scopo, un fine. E l'altra caratteristica della pedagogia e della riforma, che poi si vede benissimo nella riforma appunto gentiliana, è questa concezione fortemente classista anche appunto dell'istruzione, della pedagogia. Anche qui appunto è vicino alla posizione di Nietzsche da questo punto di vista. Quindi diciamo che la nuova scuola, anche se ovviamente Gentile è più realista di Nietzsche, abbiamo visto che Nietzsche vuole sostanzialmente escludere proprio dalle scuole le classi subalterne, perché
dice se vogliamo gli schiavi non li dobbiamo appunto istruire, mentre Gentile più realisticamente si rende conto che i lavoratori dell'industria devono avere un minimo di istruzione. La cosa importante è che però questo minimo di istruzione, che poi sono essenzialmente le scuole elementari, non devono insegnarli a pensare con la loro testa, ma devono insegnarli a ubbidire, perciò la centralità della religione. Quindi diciamo che la nuova scuola, secondo Gentile, non deve essere né confessionale, cioè la scuola tradizionale cattolica, in quanto educherebbe all'intolleranza, perché il cattolicesimo è fondamentalista, né deve essere laica, come la scuola appunto della sinistra storica, secondo Gentile, in quanto invece educherebbe al contrario alla indifferenza. Ma ateismo religioso, ma appunto dopo aver dato alle scuole elementari in cui si fermeranno i futuri lavoratori manuali, che sono i figli degli attuali lavoratori manuali, c'è cioè sostanzialmente questa divisione che c'è già in Nietzsche e Schopenhauer della società in caste sostanzialmente chiuse, appunto, bisogna dare alle elementari, dove restano, dove si ferma, diciamo, il percorso di studi dei futuri operai, che devono avere un minimo di istruzione, se no non possono lavorare con le macchine, però appunto devono imparare a essere, diciamo, subordinati alle macchine, e quindi bisogna dargli una visione religiosa del mondo. Mentre invece alle future classi dirigenti, le classi superiori della nazione, così le definisce appunto Gentile, devono appunto, invece bisogna dargli la possibilità di superare la visione del mondo religiosa, che quindi deve rimanere soltanto per le classi subalterne, appunto con l'insegnamento al liceo al posto della religione e della filosofia, che rende la religione non più qualcosa di trascendente, ma che la rende immanente. Qui ovviamente c'è una ripresa del pensiero di Hegel, che però vale soltanto per le classi dirigenti. Quindi Hegel va bene per le classi dirigenti, la religione per le classi subalterne. E da qui appunto, ovviamente alla base di questo c'è il contrario del discorso che fanno Marx ed Engels. Come sapete, Marx ed Engels mirano a superare la divisione tra lavoratori intellettuali e lavoratori manuali, dicono giustamente che questa separazione nasce dalla separazione tra lavoro intellettuale e materiale. Invece Gentile fa di tutto per rendere proprio due caste separate, i lavoratori intellettuali che devono dominare, che sono ovviamente un'elite, una minoranza, e la massa dei lavoratori materiali. Quindi diciamo che questa concezione classista dell'insegnamento è legata appunto a questa netta distinzione che sostiene Gentile come, diciamo, necessaria, naturale, quindi che non può essere messa in discussione, tra il lavoro manuale, che è la sfera della strumentalità, appunto i lavoratori sono considerati essenzialmente strumenti da lavoro, strumenti vocali come li definivano i padri del liberalismo, e quindi fanno parte, secondo Gentile, della sfera della natura, cioè quindi sono più vicini, come dice anche Nietzsche, agli animali che agli uomini. Invece poi c'è il lavoro del pensiero, che è la sfera della libertà, infatti soltanto le classi dominanti devono essere libere, le altre devono essere educate religiosamente all'obbedienza. E quindi diciamo il processo pedagogico non mira per Gentile a formare ovviamente l'individualità particolare, ovviamente il pensiero totalitario è anti, diciamo, libertà dell'individuo, ma deve appunto è legato a formare una personalità, dice Gentile, che realizzi l'universalità dello spirito e che quindi unifichi gli uomini, ovviamente nell'idea dello stato etico totalitario. Quindi diciamo da questa unità tra individuo, che ovviamente non si basa sulla libertà dell'individuo, ma sulla negazione della libertà dell'individuo, diciamo che da questa unità fra individuo e universalità viene meno il contrasto, secondo Gentile,
fra la volontà del singolo e la legge dello Stato, appunto. Come ricorderete, Hegel mostra come questo modo di pensare, appunto, lo Stato etico, è proprio delle società più antiche, in cui ancora non si era affermata la libertà dei moderni, la libertà dell'individuo. E proprio per questo, non esisteva il singolo individuo libero, esisteva soltanto il cittadino come parte dello Stato, cioè come una componente di questo organismo che è lo Stato. Quindi non esiste la possibilità di un individuo separato dallo Stato, e l'individuo aderisce immediatamente alle leggi dello Stato, cioè non le mette, perché ancora non è in grado di riflettere se sono giuste. Ovviamente questa per Hegel è solo la società antica, poi c'è tutto lo sviluppo che si basa proprio invece sulla libertà dei moderni, cioè sulla libertà dell'individuo che si stacca dallo Stato, lo considera appunto criticamente. Invece ovviamente Gentile da reazionario vuole tornare a questa concezione ovviamente dell'antica Grecia, come appunto abbiamo visto anche in Nietzsche, vedremo anche in Heidegger. Perciò poi appunto tutta questa centralità del mondo classico che c'è appunto nel liceo italiano, no? Proprio perché c'è questa esaltazione dell'antica società schiavistica, dove c'è appunto questa netta separazione tra i lavoratori intellettuali, i lavoratori manuali che sono schiavi, eccetera, eccetera. E quindi c'è bisogno di uno stato, di tornare allo stato totalitario antico, dove c'è appunto una perfetta adesione tra la volontà del soggetto e le leggi dello Stato, cioè l'individuo si riconosce ed è completamente, diciamo, all'interno della totalità dello Stato. E quindi non vi deve essere nessun'altra volontà che quella appunto dello spirito che supera ogni antinomia in campo pedagogico, etico e politico, e che poi appunto è questa idea dello Stato etico totalitario. E infatti concludiamo con questo legame tra l'idealismo, nel senso della controriforma di cui parlavamo prima, e il totalitarismo, che è appunto la caratteristica dello Stato etico fascista. Diciamo che Gentile, come abbiamo già visto, aderisce al fascismo, in quanto vede nel fascismo l'unica forza in grado di restaurare appunto la potenza dello Stato, di poter restaurare quello Stato etico, che c'era appunto nel mondo antico. Di contro, alle forze disgregatrici della sinistra, che poi sono, diciamo, le forze moderniste, contro cui appunto la posizione reazionaria di Gentile si scaglia. Il fascismo quindi è il vero erede, secondo Gentile, della destra storica, della destra, diciamo, liberale, dopo di cui, con la vittoria della sinistra storica, cioè diciamo della sinistra sempre liberale, si sarebbe invece affermato lo scientismo antispiritualista del positivismo. Abbiamo visto che la critica della sinistra storica. Abbiamo visto che la critica al positivismo di Gentile è opposta a quella del marxismo. Se il positivismo da sinistra, Gentile lo critica ovviamente da destra. Infatti, secondo lui, il positivismo si afferma con la sconfitta della destra storica e la vittoria della sinistra storica. Perché? Perché appunto è una posizione antiscientifica, mentre appunto abbiamo visto che il positivismo è scientista, mentre queste posizioni reazionarie sono tutte, diciamo, radicalmente antiscientifiche. Quindi diciamo che il fascismo è chiamato a compiere invece l'opera spiritualista, secondo questa mistificazione di Gentile, che era del Risorgimento, perché lui interpreta il Risorgimento in chiave spiritualista. E infatti Gentile, per poter interpretare in questo modo il Risorgimento, ovviamente deve mistificare la realtà, deve espellere tutta la componente democratica, protosocialista, rivoluzionaria del Risorgimento, che appunto viene espunta con la giustificazione ideologica di Gentile, che avrebbe anteposto alla patria l'idolo della libertà, perché appunto secondo Gentile la patria è lo stato etico totalitario, che è l'opposto di questo idolo che sarebbe la libertà dell'individuo.
e quindi appunto mira a restaurare una concezione etica dello Stato, che era appunto lo Stato etico di cui parla Hegel, lo Stato antico, che deve appunto portare ad una religione immanente che sia superiore sia all'ateismo positivista, secondo Gentile, proprio della sinistra, secondo Gentile, e sia alle religioni trascendenti tradizionali, che non sono più, diciamo, utili a questa nuova fase di crisi del sistema capitalistico. Questo abbiamo visto già in Schopenhauer, in Nietzsche, appunto, cioè anche in Comte, c'è cioè questa idea che ormai la religione cristiana non è più adatta a diciamo, questa fase di crisi sostanzialmente del capitalismo. Perciò Gentile afferma, cito Gentile, di riudire nella possente voce di Mussolini la voce dei padri del Risorgimento. Quindi c'è appunto anche qui ovviamente in totale contrasto con la realtà storica. Il Risorgimento è stato, come dice Gramsci, appunto una rivoluzione fallita, però appunto l'intento era un intento rivoluzionario, poi purtroppo per gli errori, come sappiamo, della sinistra risorgimentale ne ha approfittato la destra, insomma, dello Stato di Cavour, dello Stato, diciamo, dei Savoia. Però, appunto, il Risorgimento nasce come idea, viene portata avanti dalla sinistra, che, appunto, con tutte le sue contraddizioni, aveva un'idea rivoluzionaria e democratica, quindi proprio opposta a quella di Gentile. Comunque, vediamo, torniamo allo stato etico, che è lo stato totalitario poi. Diciamo che lo stato, in questa concezione organicistica di Gentile, che riprende dal romanticismo, qui c'è vicinanza a Schelling, ovviamente col secondo Schelling, che è uno degli ideologi di questa concezione organicista dello stato, l'abbiamo ritrovata per esempio in Comte, anche c'è questo richiamo al romanticismo più reazionario. Comte si ispirava a De Maistre, che penso il più reazionario di tutti i pensatori di quell'epoca. E quindi ritorna appunto a questa concezione organicista, a cui si lega poi la concezione del corporativismo, che serve per superare ovviamente in maniera ideologica i conflitti sociali, i conflitti tra le classi. Quindi lo Stato in questa concezione organicistica di Gentile è pensata come un'entità etica che risolve in sé tutti gli individui, quindi nega la libertà di tutti gli individui, ricomprendendoli in un solo popolo. Quindi non è possibile l'opposizione, ovviamente. Chi si oppone non è parte del popolo, sostanzialmente. Quindi per Gentile il vero individuo non è il singolo, ma appunto, da qui la critica al liberalismo classico, ma è l'individuo appunto trascendentale, cioè lo Stato che supera le differenze, lo Stato corporativo e lo Stato totalitario, che supera le differenze tra gli individui particolari e li riunifica, come avviene nell'arte, nel bene e nel sapere, dice Gentile. Questo individuo appunto trascendentale tende ad identificarsi completamente con lo Stato, in quanto appunto sono al pari di arte e religione momenti interni della dialettica dello spirito. E quindi da questo punto di vista l'uomo deve diventare, come era nel mondo antico, tutt'uno con lo Stato, proprio perché reca, dice Gentile, lo Stato nel cuore. Quindi c'è questa immediata adesione, come appunto nello Stato etico di cui parla Hegel, però soltanto per il mondo antico. Quindi, del resto, secondo Gentile, soltanto nello stato etico può realizzarsi il massimo della libertà, in quanto l'individuo, secondo Gentile, è libero solo se lo è lo Stato. Quindi, non è libero, diciamo, di per sé. E da qui appunto il carattere totalitario del fascismo. Infatti, come chiarisce Gentile, nella voce fascismo dell'Enciclopedia Italiana, che resta sostanzialmente il manifesto ideologico del fascismo e che è stata firmata da Mussolini, ma è stata la parte, diciamo, teorica, è stata scritta quasi completamente da Gentile.
Gentile scrive appunto, cito, per il fascista tutto è nello Stato e nulla di umano o spirituale esiste e tantomeno ha valore fuori dello Stato. In tal senso, dice Gentile, il fascismo è totalitario, con buona pace dell'Arendt che ha cercato di salvare dal totalitarismo, in maniera paradossale, perché poi il termine totalitario nasce proprio sia in senso negativo che in senso positivo per connotare il fascismo italiano. Comunque poi ci occuperemo anche di questo personaggio appunto dell'Arendt. Quindi diciamo che l'individuo deve accettare l'etica del sacrificio, ovviamente del sacrificio per la patria, per lo Stato totalitario, quella che Gentile chiama la religione della patria, risolvendo in essa, cioè nella religione della patria, la propria volontà particolare, cioè la propria volontà particolare dell'individuo deve togliersi, diciamo, nella religione della patria. Ebbene, con questo abbiamo concluso la parte su Gentile e dobbiamo però introdurre la parte su Heidegger, se no non riusciamo a finire il programma che ci siamo dati. Per introdurla, innanzitutto dobbiamo fare riferimento brevemente, ovviamente, alla corrente dell'esistenzialismo. Una corrente fortemente irrazionalistica, i punti di riferimento sono Nietzsche e Kierkegaard, anzi Kierkegaard viene riscoperto come filosofo proprio dall'esistenzialismo, cioè c'è la Kierkegaard Renaissance cosiddetta, che è appunto una corrente dell'ideologia borghese che si forma tra le due guerre mondiali, in cui convergono appunto da una parte il soggettivismo e il nichilismo di Nietzsche, che abbiamo visto recentemente, e dall'altra parte la religiosità di Kierkegaard, che viene appunto riscoperto proprio in quest'epoca. E Heidegger è stato considerato uno dei principali, anzi se non il principale punto di riferimento per gli esistenzialisti. Quindi possiamo dire che Heidegger ha influenzato profondamente l'esistenzialismo, pur non dichiarandosi a sua volta esistenzialista. Anzi, Heidegger ha smentito Sartre, che in qualche modo considerava Heidegger il padre dell'esistenzialismo, sostenendo appunto che lui non è mai stato esistenzialista, lui è stato sempre, diciamo, per l'ontologia. Comunque, diciamo, l'opera chiave del primo Heidegger, anche in Heidegger si parla di un primo Heidegger e di un secondo Heidegger, diciamo, l'opera chiave del primo Heidegger è considerata Essere e Tempo, del 1927, e quest'opera indubbiamente ha avuto una grande influenza sull'esistenzialismo del Novecento, anche se appunto Heidegger, nella lettera sull'umanismo del 1947, in polemica con Sartre, che aveva interpretato in senso umanistico l'esistenzialismo, sostiene che appunto lui non è mai stato, neanche negli anni giovanili, esistenzialista, proprio perché per lui il problema centrale, cioè per Heidegger, è sempre stato appunto il problema dell'essere, ovviamente dell'essere nel senso dell'assoluto, indeterminato, e quindi un problema sostanzialmente ontologico e non il problema, diciamo, dell'esistenza, che invece è il centro, diciamo, dell'esistenzialismo. Va bene, detto questo, vediamo la vita e le posizioni storico-politiche di Heidegger, appunto per considerarlo dal punto di vista del materialismo storico nella sua epoca storica. Martin Heidegger è nato nel 1889, morto nel 1976, e diciamo che dopo aver studiato ed esordito come studioso della scolastica, studia diciamo in una scuola cattolica, il cattolicesimo, la filosofia finisce con Tommaso d'Aquino, quindi con la scolastica, quindi insegna la scolastica, diciamo questo aspetto comunque. Per quanto poi diciamo, Heidegger si radicalizzi e quindi critichi da destra il cristianesimo, però questo aspetto rimarrà costante sostanzialmente in tutto Heidegger.
Quindi dopo aver studiato ed esordito come studioso della scolastica, diventa allievo all'università, prima del neokantiano Rickert, c'è, diciamo, in Germania una ripresa del kantismo in funzione reazionaria, cioè in funzione anti-hegeliana, perché appunto da Hegel si sviluppa Marx e quindi sostanzialmente la borghesia lancia la parola d'ordine del ritorno a Kant, che vuol dire sostanzialmente non solo tagliare fuori il materialismo storico e dialettico, ma anche l'idealismo oggettivo, perché in qualche modo. E poi diventa assistente di Husserl, che era considerato uno dei massimi filosofi dell'epoca, il fondatore della scuola cosiddetta fenomenologica, che non ha niente a che vedere con la fenomenologia di Hegel, però, di cui diventa assistente, fino a prenderne poi il posto all'Università di Friburgo. Diciamo che l'aspetto centrale del pensiero di Heidegger, anche qui, molto vicino anche in questo caso a Nietzsche, è l'appello alla salvezza, dell'Occidente, dinanzi alla rivoluzione di ottobre. Abbiamo visto il tratto caratteristico di Nietzsche era l'appello alla salvezza della cultura, che per lui era la cultura occidentale, di fronte alla Comune di Parigi. Ovviamente in Heidegger, la Comune di Parigi è stata sostituita da qualcosa di ancora più, inquietante per tutti i pensatori borghesi reazionari come Heidegger, che è appunto l'ossessione in questo caso per la rivoluzione di ottobre. A cui si contrappone, diciamo, la salvezza dell'Occidente, che è la salvezza della civiltà, perché appunto. E diciamo che questo sarà anche il filo conduttore, che porterà Heidegger ad aderire, a iscriversi al Partito Nazionalsocialista, e a cui rimarrà leale, al regime sempre, anche dopo la sconfitta del nazionalsocialismo. Heidegger non ha mai, bisogna dargli atto da questo punto di vista, almeno che molti hanno fatto finta che non era vero che loro avevano aderito, cioè che in realtà nel loro cuore erano degli oppositori. Invece Heidegger non ha mai rinnegato, appunto, anzi ha sempre giustificato come assolutamente necessaria, proprio perché anche lui ha una visione totalitaria dello Stato, per cui lui dice i tedeschi in quell'epoca non potevano che essere nazionalsocialisti, quindi insomma non era proprio possibile non esserlo. Comunque, tornando alla rivoluzione d'ottobre, che è, diciamo, in questo caso centrale, prende il posto della Comune di Parigi per Nietzsche, si diffonde infatti nelle classi dominanti, di cui Heidegger ovviamente è espressione, il terrore di quello che chiamano il tramonto dell'Occidente, sottointendendo per Occidente il tramonto della civiltà stessa. Perché appunto la rivoluzione viene vista appunto come l'anarchia nichilista che distrugge sostanzialmente, la civiltà. E diciamo che questa concezione non è presente soltanto nella Germania di Heidegger, ma anche in tutti gli altri paesi occidentali, insomma. Infatti, la rivoluzione d'ottobre, viene eletta e denunciata dalla parte, diciamo, conservatrice e reazionaria della classe dominante, questo è un altro aspetto centrale, come un complotto ebraico-bolscevico. Veniva così interpretata dalla classe, innanzitutto non come una rivoluzione ma come un complotto, e appunto di questo complotto erano responsabili appunto gli ebrei, che venivano identificati con il grande capitale finanziario, e che erano, secondo appunto questo mito, che però poi spiega perché c'è questo fortissimo antisemitismo nel nazionalsocialismo. Seguendo appunto questo topos della cultura conservatrice e reazionaria, dell'ebreo che essendo senza patria è internazionale e quindi, diciamo, è rivoluzionario, è apolide, e quindi appunto sarebbe il principale responsabile di questa catastrofe che mette in discussione la stessa sopravvivenza della civiltà umana, che è appunto la rivoluzione d'ottobre. E questo, per esempio, spiega il fatto che quando il suo maestro Husserl, nel 1933, essendo, diciamo, ebreo,
viene cacciato dall'università, Heidegger invece si iscrive al Partito Nazionalsocialista e grazie a questo diventa rettore dell'università. E anzi, Heidegger non spenderà una sola parola per difendere Husserl, che sarà appunto cacciato dall'insegnamento, non andrà neanche al funerale, eccetera, eccetera. Vediamo appunto adesso meglio i rapporti, anche se lui doveva la sua carriera a Husserl sostanzialmente. Va bene, vediamo appunto i rapporti tra Heidegger e il nazionalsocialismo. Diciamo che l'incontro con il nazismo non può essere considerato come viene cercato di, come cercano di presentarlo, diciamo, l'ideologia dominante, come un qualcosa di accidentale, quasi che fosse diventato nazionalsocialista per caso. Anche se diciamo che questa interpretazione ideologica diciamo, ha una base, ovviamente, come tutta l'ideologia c'è sempre una base reale, perché appunto se in un primo momento Heidegger diciamo, aderisce entusiasticamente al nazionalsocialismo, vedremo che negli anni successivi, soprattutto dopo la sconfitta di Stalingrado, quando si rende conto che il nazismo non sarà sconfitto, assumerà una posizione critica, però come vedremo è una critica sempre da destra al nazionalsocialismo, cioè critica gli aspetti per quanto mistificati di socialismo che sono presenti nel nazismo, per esempio critica la Volkswagen, cioè il fatto che il nazismo ha dato le auto utilitarie per la prima volta ai lavoratori, per esempio critica i musei pubblici, il nazismo appunto permetteva ai lavoratori di andare in musei, critica il fatto che il nazismo permetteva ai lavoratori di andare in vacanza, cioè questi aspetti diciamo come dire di rivoluzione passiva che erano presenti nel nazionalsocialismo, perché appunto aveva una posizione diciamo a destra rispetto al nazionalsocialismo. Quindi diciamo che questa adesione entusiastica tende a incrinarsi negli anni successivi a causa proprio del radicalismo estremo dell'antimodernismo di Heidegger. Heidegger, come Nietzsche, come tutti i pensatori reazionari, è radicalmente antimoderno. Spera all'inizio che appunto il nazismo possa restaurare l'antica società greca schiavistica sostanzialmente, che idealizza come Nietzsche da questo punto di vista e sostanzialmente come Gentile, anche se Gentile è più realista, non esalta mai lo schiavismo, anzi cerca di, abbiamo visto, di dire che il fascismo e il socialismo poi non sono molto dissimili, eccetera, eccetera. E appunto segue sostanzialmente l'impostazione di Nietzsche, cioè un radicalismo aristocratico, e da questo punto di vista critica anche gli aspetti, diciamo, plebei che erano presenti nel nazionalsocialismo, proprio da una prospettiva ancora più elitaria ed aristocratica. E troppo spesso, anche in questo caso, come è avvenuto per Nietzsche, si è confusa questa conclamata inattualità, perché Heidegger, come Nietzsche, si presenta come un pensatore inattuale proprio perché è assolutamente antimoderno e reazionario, e che quindi porta Heidegger conseguentemente a criticare da destra il nazionalsocialismo, proprio perché è troppo intriso, secondo lui, di modernità. Diciamo che questa critica da destra è stata interpretata dall'ideologia dominante come un sinonimo di atteggiamento impolitico, cioè si è voluto presentare, come hanno cercato di fare anche con Nietzsche, anche Heidegger come un pensatore sostanzialmente impolitico, cercando così di interpretare l'incontro con il nazismo come un semplice incidente di percorso. Anche se con Nietzsche le cose sono un po' cambiate dopo la pubblicazione dei Quaderni Neri, che erano appunto gli appunti, insomma, una sorta di diario intellettuale che Nietzsche scriveva, che ovviamente la famiglia aveva fatto di tutto perché non fossero pubblicati, perché appunto lì emerge proprio in maniera chiarissima pure l'adesione alla campagna,
antisemita, eccetera, eccetera. E ovviamente tutto è perdonato al nazismo dall'ideologia dominante del capitalismo, come sapete, meno che la persecuzione degli ebrei, perché gli ebrei sono stati oggi sussunti, diciamo, nell'Occidente, nel campo, diciamo, del bene. Quindi, di fronte a queste posizioni fortemente antigiudaiche, giudeofobe di Heidegger, diciamo che anche l'ideologia dominante ha cominciato a prendere un po' le distanze, cosa che prima, fino alla pubblicazione recentissima peraltro dei Quaderni Neri, perché solo quando la famiglia ha perso, diciamo, il diritto d'autore che impediva la pubblicazione, quindi sono stati, diciamo, resi pubblici, è diventato più difficile per l'ideologia dominante, diciamo, idealizzare questo pensatore, ma soltanto per questo aspetto, soltanto per gli elementi giudeofobi, perché è l'unico aspetto che non è poi accettato dall'ideologia dominante. Perché ovviamente perché vedono Israele come un alleato nella lotta contro, diciamo, il terzo mondo, i popoli, diciamo, subalterni, non solo per questo ovviamente. Quindi dicevamo che appunto proprio per questo si è cercato di presentare l'incontro del nazismo come di Heidegger con il nazismo come un incidente di percorso. Ovviamente è un'interpretazione del tutto fasulla, proprio perché non si può considerare in politico un pensatore come Heidegger, che sin dai suoi scritti giovanili è sempre stato impegnato a denunciare la modernità. E ovviamente su questo è un pensatore estremamente rigoroso, cioè è stato da sempre radicalmente antimoderno, proprio perché, come Nietzsche, come pensatori reazionari, è contrario, diciamo, allo sviluppo storico come emancipazione del genere umano, invece vorrebbe una de-emancipazione del genere umano, cioè tornare, diciamo, alle epoche antiche dello schiavismo sostanzialmente. Quindi anche qui, come Nietzsche, si è sviluppata, perché anche qui, diciamo, negli anni della crisi dei movimenti sociali, quando c'è stata, diciamo, il riflusso, appunto, gli intellettuali che quando andava di moda studiavano appunto i rapporti tra Hegel e Marx hanno cominciato invece a studiare Nietzsche, Heidegger, però ovviamente non potevano confessare di essere diventati di estrema destra perché ancora non andava di moda e quindi si sono, diciamo, inventati, diciamo, come un Nietzsche di sinistra anche un Heidegger di sinistra. Ovviamente è una roba che non sta né in cielo né in terra, è soltanto perché non volevano, diciamo, ammettere che erano diventati appunto da rinnegati dei controrivoluzionari. Quindi diciamo che questa ermeneutica dell'innocenza, come nel caso di Nietzsche, ha pensato di interpretare la critica alla modernità di Heidegger, diciamo, come qualcosa di progressista, perché appunto la modernità è anche il capitalismo, e quindi sostanzialmente, visto che ci sono anche aspetti, diciamo, anticapitalisti, ma in senso reazionario, è stato appunto interpretato come appunto qualche cosa di sinistra, nell'idea ovviamente travisata della sinistra. Per esempio, appunto, ci si è concentrati alla critica che Heidegger fa del pensiero calcolante, che poi è il pensiero scientifico e tecnologico, perché Heidegger è un critico radicale, ovviamente ancora più radicale di tutti gli altri della scienza e della tecnologia, dimenticando appunto che l'alternativa alla modernità viene ricercata da Heidegger, non ovviamente nella società socialista e comunista, ma nella volontà di potenza, qui riprende, diciamo, il concetto dell'ultimo Nietzsche, che almeno appunto per un certo periodo, secondo Heidegger, si è incarnata storicamente nel nazionalsocialismo, per questo lui non ha mai rinnegato la sua adesione al nazionalsocialismo. A questo punto, appunto, se tutti questi aspetti si fa finta che non esistano, anche Heidegger può essere trasfigurato, come è stato fatto dalla ideologia dominante, in un profeta del postmoderno, un po' come Nietzsche, e addirittura del pensiero ecologico, perché diciamo che la sua posizione
antiscientifica e antimoderna e antitecnologica, ovviamente lo avvicina agli aspetti, diciamo, più reazionari del pensiero ecologico, appunto. Cioè l'idea che la tecnica e la scienza sono un male in sé perché appunto mettono in discussione la sacralità della natura, come vedremo, la concezione religiosa della natura. In realtà, ovviamente, la denuncia della modernità politica in Heidegger, come già in Nietzsche, non si ferma al nemico principale, cioè al comunismo e poi al socialismo, ma investe appunto, come in Nietzsche, la democrazia, perché appunto, come non ci sarebbe comunismo se non c'era il socialismo, non ci sarebbe stato socialismo se non ci fosse stata prima la democrazia, e anzi la stessa tradizione liberale, perché ovviamente se non ci fosse stato il liberalismo non ci sarebbe stata la democrazia. E quindi, diciamo, essendo pensatori molto radicali, non si limitano a criticare, diciamo, il comunismo, ma risalgono a tutti, diciamo, i momenti precedenti. Lo stesso cristianesimo viene visto come, prima del liberalismo, qualcosa che ha aperto la strada. Cioè, anche qui vedremo posizioni anticristiane radicali come in Nietzsche. Ovviamente non è una critica da sinistra, ma una critica da destra. Bene, concludiamo sostanzialmente con l'appello che fece Heidegger dopo aver aderito nel 1933, quando Hitler prende il potere al Partito Nazionalsocialista e diventare così rettore dell'Università di Friburgo, l'appello che rivolse agli studenti tedeschi, e poi vedremo il concetto di comunità, che è un concetto centrale per Heidegger e un po' per tutti i pensatori reazionari. Comunità che si contrappone alla società moderna, la comunità antica rispetto alla società moderna. Quindi diciamo che anche qui l'ermeneutica dell'innocenza, come nel caso di Nietzsche, si è sforzata di interpretare ogni decisa presa di posizione reazionaria di Heidegger, in senso metaforico, come hanno fatto con Nietzsche. Appunto, Nietzsche esalta costantemente la schiavitù, ma la schiavitù non va mai intesa in senso materiale, in senso storico, sociale, ma va sempre intesa in senso metaforico, e lo stesso hanno cercato di fare con Nietzsche. Ma in realtà questo discorso vale fino a un certo punto, perché Heidegger è talmente reazionario come Nietzsche che se uno poi va a leggere quello che ha detto, che ha scritto, insomma, soprattutto poi con i quaderni neri, ma basta anche le cose precedenti, per esempio, appunto, basta ricordare il celebre discorso che fece per inaugurare l'anno accademico dopo essere diventato rettore dell'università il 3 novembre del 1933, appunto, in cui fece questo appello agli studenti tedeschi, in cui appunto il rettore Heidegger si espresse di fronte a tutti gli studenti per inaugurare l'anno accademico e a tutto il personale con un discorso in cui Heidegger ha detto, cito, discorso agli studenti, appello agli studenti, non teoremi e idee siano le regole del vostro vivere, quindi non dovete seguire la scienza sostanzialmente, ma il Führer, cioè Hitler, il Führer stesso e solo lui è la realtà tedesca dell'oggi, del domani e la sua legge, cioè ovviamente questa concezione reazionaria per cui la legge è Hitler stesso, quindi diciamo il Führer è al di sopra della legge, che è stato uno degli aspetti, diciamo, ovviamente più controversi del totalitarismo nazionalsocialista. Lui già nel 1933 appunto fa un discorso del genere. Ovviamente qui l'interpretazione metaforica è piuttosto complicata. Ma appunto le posizioni sostanzialmente non cambiano anche negli anni successivi, per esempio nei corsi degli anni successivi, per esempio nei corsi che fece nell'anno accademico 34-35, Heidegger insiste moltissimo su questo tema che è appunto tipico di tutta l'ideologia reazionaria, il tema della comunità contrapposto alla società moderna, dicevamo, sempre con questa idea della comunità antica, dello stato etico totalitario, eccetera, eccetera, dove non c'è la libertà dell'individuo, questa concezione organicistica, appunto. E infatti, appunto, secondo Heidegger, l'autentica comunità, che è contrapposta alla società moderna, quella illuminista sostanzialmente, che invece si basa sulla libertà dell'individuo,
è definita appunto dall'intreccio indissolubile, scrive Heidegger, del destino di tutti i suoi membri, cioè lo Stato nazista era il destino dei tedeschi, perciò lui dice che non può fare autocritica, proprio perché quello era il loro destino sostanzialmente. E qui Heidegger si richiama a Fichte, anche lui come già Gentile, qui in linea con tutta la Kriegsideologie, cioè l'ideologia della guerra che prepara, diciamo, il discorso di Heidegger e che nasce, diciamo, con l'esaltazione della prima guerra imperialistica mondiale. Ma anche qui Heidegger fa un passo in avanti rispetto al pensiero conservatore reazionario precedente, perché assume questo tema della comunità in una forma più radicale, tanto che per lui la vera comunità è il cameratismo testuale, che ha il fondamento nella terra e nel sangue, cioè proprio i punti chiave dell'ideologia nazionale, dell'ideologia nazionalsocialista. Pure qui ovviamente le interpretazioni metaforiche lasciano il tempo che trova. Va bene, mi fermo qui per aprire il dibattito. Prego, però vi pregherei di venire qui e di dire sempre il nome prima di parlare a beneficio, non della macchina, ma Nokia del Grande Fratello, diciamo degli uomini che che utilizzano usano la macchina. le macchine. Dove mi metto qui? Sì, qui è meglio così. Allora, io non sono un filosofo, e questo lo sapete, quindi faccio questa premessa per buttare le mani avanti, Aspetta come si un momento. dice, sì, Domenico. E per esortarvi a prendere col beneficio dell'inventario quello che dico. Siccome oggi da calendario ci sarebbe stato il discorso su Gentile, allora ho cercato di rinnovare le mie vecchie conoscenze sul tema e ho cercato di capire, nei limiti del possibile, in una settimana, che cosa contrappone questo sommo filosofo fascista al pensiero di Marx. E devo dire che su questo è abbastanza chiaro, nel senso che prende di petto il materialismo storico. E qui c'è questo libro di Gentile, La filosofia di Marx, Biblioteca Sanzoni, riporta una serie di scritti di Gentile e molto brevemente ne vorrei citare uno dove tratta proprio questo tema di Marx e il materialismo storico. Allora fa un ragionamento che in sintesi è questo qui. Cioè, secondo Gentile, il carattere distintivo della filosofia di Marx è l'eclettismo di elementi contraddittori. Insiste su questa questione dell'eclettismo. E fa un esempio paradigmatico. Secondo lui già il sintagma materialismo storico è contraddittorio. E fa questo esempio. La materia, dice, come tale, è sempre identica a se stessa. Con l'argilla si può costruire un'anfora, si può costruire un piatto, ma l'argilla è sempre l'argilla. Non si può dire che muti, e dove non c'è mutamento non ci può essere storia. Quindi come stanno insieme questi due termini, materialismo storico? E qui, secondo me, questa critica la prende proprio dai chimici, dai fisici, quindi c'è una certa conoscenza del pensiero scientifico, perché il tema è: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E questo è quello che sta dicendo, come l'ho potuto capire io, Gentile. Allora, la materia si trasforma, ma non si crea né si distrugge. Questo è un principio di Lavoisier che è noto a tutti. E quello che chiedo a Renato allora è questo, di aiutarci a capire come
può rispondere un marxista o lo stesso Marx, un esperimento mentale evidentemente, a questa obiezione fatta da Gentile, che mi pare che sia l'obiezione che ritorna costantemente nelle sue critiche a Marx. Grazie. Grazie a te. Allora, sono Renato, anch'io, e pensando a Gentile, dove esiste solo il pensiero, e questo pensiero però viene precluso, diciamo, alle classi inferiori, intelligentemente, da una parte con l'insegnamento della religione, dall'altra parte penso con l'insegnamento del corporativismo, che mi sembra una cosa molto organica del pensiero di Gentile, che esclude assolutamente la divisione della società in classi orizzontali, classe dominante, classe intermedia, classe subalterna, passando nel corporativismo a daghe verticali in cui all'interno della stessa corporazione gli interessi del datore di lavoro, del capitale, del lavoratore eccetera sono uguali, sono gli stessi, siamo sulla stessa barca, e naturalmente poi il pensiero del lavoratore subalterno deve adeguarsi a quello del facitore di pensiero. Quindi l'unico essere pensante è quello non subalterno, ma è la classe dirigente. La mia domanda è questa: quando si parla dell'io non empirico, ma dell'io trascendente, è il pensiero della classe dominante, qualunque esso sia, senza un determinismo, cioè è una giustificazione del potere che è in quel momento o nello sviluppo storico si forma senza un giudizio sui contenuti di quello che il pensiero dominante pensa, ma solo che deve essere giustificato solo per il fatto di rappresentare l'io trascendentale. Qualcun altro? Va bene, allora se per il momento non c'è nessuno, io comincio a rispondere a loro due, però se ovviamente appena vi viene in mente qualcosa mi fermate e vi ridò molto volentieri la parola. Allora, sulle questioni tutte e due molto significative e interessanti. La prima, appunto, quella di Domenico, che ha ripreso appunto quest'opera giovanile di Gentile su Marx, perché abbiamo visto appunto che Gentile anche lui studia con Labriola, Labriola è colui che ha introdotto il marxismo in Italia, e quindi anche lui come Croce scrive una delle sue prime importanti opere proprio su Marx. E diciamo Domenico ha ben riassunto la posizione di Gentile, perché abbiamo visto che Gentile vuole utilizzare come al solito in maniera strumentale il pensiero di Marx, intendendo il discorso della filosofia della prassi, però in senso opposto a quello di Marx, cioè in senso antimaterialista e nel senso invece diciamo del suo diciamo attualismo, del suo volontarismo sostanzialmente irrazionale. E proprio per questo dice sostanzialmente che Marx ha avuto questa
questa grande importanza per questa intuizione della filosofia della prassi, che però poi, diciamo, ha sprecato proprio per questi limiti del materialismo. E diceva appunto Domenico, come risponderebbe un marxista? Diciamo che Gentile ovviamente un po' ci fa e un po' ci è, come al solito, non è che uno ci fa o ci è perché ci fa e ci fa perché ci è. Quindi fa finta di non comprendere che il materialismo di Marx è il materialismo dialettico, non è il materialismo meccanicistico, non è quello che Marx ed Engels definiscono il materialismo rozzo sostanzialmente, ma appunto è un materialismo dialettico, un materialismo che è passato per la lezione di Hegel, e quindi non ha niente a che vedere con quella concezione metafisica del materialismo meccanicistico che Gentile facilmente critica, cercando di mostrare come se fosse una contraddizione di Marx, appunto. Ma come sapete, Marx ed Engels hanno sempre ben chiarito la differenza e la distanza tra il materialismo metafisico meccanicistico, rozzo, volgare, e diciamo il materialismo storico e dialettico. Per quello che riguarda le questioni molto pure interessanti che poneva Renato, ha centrato dei punti essenziali del pensiero di Gentile, appunto. Da una parte solo il pensiero è reale e proprio per questo deve essere precluso alle classi inferiori. Perché appunto Gentile sa bene che sapere è potere, e quindi ovviamente per mantenere il potere dentro una ristretta elite, ovviamente Gentile è molto legato al pensiero elitario, quello di Mosca, Pareto, che appunto o aderiscono oppure comunque sono vicini all'ideologia fascista, e proprio per questo, diceva giustamente Renato, questi due aspetti che sono poi strettamente legati, l'insegnamento religioso e il corporativismo fascista è una ripresa sostanzialmente della concezione sociale della Chiesa Cattolica, quella esposta nel De Rerum Novarum di Leone XIII, che appunto sviluppa questa idea, e questo spiega anche diciamo la stretta alleanza tra fascismo e Chiesa Cattolica, spiega perché il cattolicesimo riconosce per la prima volta lo Stato italiano quando c'è la dittatura fascista, proprio perché c'è questo forte legame tra la cosiddetta concezione della società cattolica e quella poi fascista, che sostanzialmente è una ripresa in qualche modo di quella cattolica. E sì, penso che Renato poi abbia colto in pieno il punto, cioè per Gentile la classe dirigente è la classe pensante, appunto c'è questa idea proprio organicistica, la classe dirigente è il cervello, i lavoratori manuali sono gli arti che devono stare, appunto, devono eseguire gli ordini, ognuno deve stare al suo posto, appunto. E quindi sì, sostanzialmente l'io trascendente non è poi un pensiero determinato. Abbiamo visto che Gentile esalta sempre il divenire contro il determinato, ma proprio perché dietro c'è l'irrazionalismo, e quindi c'è esattamente quello che sospettavi te, cioè lui non vuole definire, proprio perché la classe dirigente in quanto tale è l'io trascendente, cioè è il soggetto pensante. Senza appunto andare a determinare poi quello che è il contenuto sostanzialmente, proprio perché c'è appunto questo volontarismo irrazionalista, questo contrapporre la categoria del non prescientifica, prelogica del divenire alla categoria con cui inizia la scienza della logica, che è appunto l'essere determinato. Spero, diciamo, di aver cercato per quello che mi era possibile disporre alle questioni molto importanti che avete posto. C'è qualcun altro? Prego. Allora,
Sì, io sono Vania. Scusate, sono senza voce. Volevo solo chiedere a Renato, cioè una mia riflessione in questo momento, visto che ha esposto Gentile e Heidegger. Che cos'è la storia per questi due filosofi, visto che appunto si richiamano a diciamo, a una realtà prescientifica, ma mi piacerebbe capire, cioè, ovviamente riuscire a fare una riflessione su che cos'è la storia umana per loro. E quindi, cioè, se non è, ovviamente non è la storia di lotta di classe, visto, come dire, quello che appunto Renato ci ha spiegato, e neanche che cos'è una storia di fatti casuali, come dobbiamo leggere la storia dell'uomo. Ecco, io volevo sapere questo. Grazie. Dire una cosa. Prego. Io vorrei, Renato, e tutti voi, capire Aspetta, bene, presenta di sono nuovo. sempre Silvana, sempre io sono, Sì. vorrei capire bene la differenza, la contrapposizione tra l'esistenzialismo di Heidegger e l'esistenzialismo di Sartre. Sartre, dopo la guerra, molto che in un primo momento, se non ricordo male, aveva un po' aderito all'esistenzialismo, tra virgolette, di Heidegger. Però mi sembra di ricordare che subito dopo la guerra, in una conferenza, espone a Parigi, mi sembra, l'esistenzialismo è un umanismo, e c'è anche un piccolo libro pamphlet, dove prende decisamente le distanze da Heidegger, e con lui tutta quella cerchia di esistenzialisti francesi, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Albert Camus. Sartre aveva, diciamo, interiorizzato molto gli avvenimenti durante la guerra, era stato pure prigioniero, era evaso, non so, mi viene da ridere a pensare a un intellettuale come Sartre che evade, scusate. E non so, questo che io non sono bene riuscita a capire, e Heidegger lo vedo più lui pure dà una risposta, mi sembra, a Sartre con Lettera sull'umanesimo, mi sembra, sull'umanismo. E vorrei capire bene queste due posizioni e soprattutto quella di Sartre, che poi è una persona di sinistra, una persona che ha avuto sempre una storia col Partito Comunista, in quanto diceva: io sono un comunista, ma sono un compagno di strada. Voleva essere, avere una sua autonomia, e che cosa voleva significare quella sua autonomia? Gabriella, ti ringrazio molto per questa lezione perché mi ha fatto capire tante cose, come al solito. Dunque, mi sono presa alcuni appunti che tipo un legame con la realtà di oggi, a partire da quello che hai spiegato tu su Heidegger e Gentile. Dunque, quando tu hai detto che per quel che riguarda Gentile, concezione corporativistica, stato organico, nega la libertà di tutti gli individui relegandoli in un solo popolo, quindi la funzione riconoscersi in popolo, no? E mi viene in mente adesso quando abbiamo avuto quel bruttissimo periodo con Salvini, quando qualsiasi critica a quello che diceva lui in difesa di tutte le altre argomentazioni sull'immigrazione, eccetera. E anche non solo su quello, se tu non sei d'accordo con noi, non sei italiano. E quindi era proprio un richiamo fortissimo a quel volersi, contro ogni logica, volersi riconoscere come italiani che chissà proprio in quanto tali dovevano difendere chissà che cosa, c'è cioè un popolo, uno stato, non si capiva più che cosa. Poi anche il fatto sulla riforma della scuola, questa cosa dell'eliminare
qui diciamo è paradossale, perché Gentile voleva eliminare, da quel che ho capito stasera, le materie scientifiche, mentre invece quello che viene fatto adesso è se c'è di eliminare le materie filosofiche e umanità e umanistiche. Comunque in tutti e due i casi c'è sempre un certo tipo di controllo di quello che succede nelle scuole, no? Cioè, quindi una gestione dell'educazione molto non quindi con degli scopi ben precisi per indirizzare più o meno gli studenti. Adesso no, c'è bisogno che nascano di nuovo degli operai, e quindi c'è manodopera italiana tra virgolette, e quindi non c'è più bisogno delle materie scientifiche umanistiche, scusate. L'altra cosa è anche la questione dello stare apparentemente a sinistra, cioè con Gentile, no? Che si, anche quando tu hai detto quella frase durante la Repubblica di Salò, dice noi siamo uguali, diciamo vogliamo le stesse cose dei comunisti, però siamo stati in grado di arrivarci in una maniera diversa. E quindi sempre rifarsi al voler essere per il popolo, cioè apparentemente per il popolo, negando però le libertà individuali. Ed è esattamente quello che propone anche la Lega, no? Cioè, diciamo, io dico Lega, però si intende tutto l'atteggiamento di destra in Italia, o perlomeno comunque la Lega l'ha usato in maniera strumentale e ancora adesso lo fa, quello di rivolgersi alle classi popolari. Infatti ho beccato ultimamente un signore in un supermercato che cercava di sobillare tutti addirittura i lavoratori che stavano nel supermercato, chiedendogli di andare alla manifestazione di Salvini, cioè cose. E quindi comunque sì, persone che erano lì, che ovviamente persone come me, signore, anziane, che erano entusiaste. Quindi c'è questa strumentalizzazione proprio del popolo, e far vedere che c'è un atteggiamento a sinistra, mentre invece non è un atteggiamento a sinistra, perché questo è un atteggiamento padronale che poi difenderà gli interessi certi interessi precisi, e non di sicuro non è un atteggiamento come aiutatemi atteggiamento a favore della classe lavoratrice, tutta ideologia. Comunque poi mi è piaciuta anche, finalmente capisco da dove viene questa forte distinzione, magari c'era già da prima in altre situazioni, tra il lavoro manuale e intellettuale, che però è stato proprio a questo punto messo sistematizzato, no? Con la proposta della, diciamo, la riforma della scuola di Gentile, in maniera strumentale, appunto, a creare una classe intellettuale, una classe di lavoratori manuali, e queste purtroppo le soffriamo ancora oggi di quello che succede. E poi l'ultima cosa è che io ho dato un esame universitario su Heidegger con una professoressa alla Sapienza, alla facoltà di studi storico-artistici, con una professoressa entusiasta, e mi sono comprata non so quanti libri di Heidegger, li ho letti quasi tutti, ancora adesso non mi ricordo però da dove veniva l'entusiasmo, ma io ero molto ignorante, e quindi ero, ma chissà, in effetti questo tipo va arrivato. Dove veniva l'entusiasmo? L'entusiasmo era nella professoressa, e io tra l'altro durante le lezioni facevo delle domande, non mi faceva mai parlare, allora ho pensato adesso ecco perché, cioè in effetti era una nazista, anche se apparentemente era di sinistra, ecco, quindi vissuto sulle mie spalle, ma adesso mi andrò a rivedere gli appunti e cercare di capire che cosa mi hanno fatto credere. Grazie. Va bene, allora se non c'è nessuno provo a rispondere alle importanti questioni che sono state poste da Vania, Silvana e Gabriele. Allora, la questione di Vania è che cos'è la storia. Allora, diciamo che c'è una differenza tra Gentile e Heidegger che avrete sicuramente notato. Che diciamo Gentile è più furbo, cioè tende più a mistificare le cose,
mentre diciamo in Heidegger invece c'è un pensiero reazionario puro in qualche modo. E se, volendo poi pure un po' la differenza tra il fascismo e il nazismo, insomma, no? Cioè il fascismo giocava su alcuni aspetti di ambiguità che poi invece nel nazionalsocialismo sostanzialmente sono venuti meno. E questo vale anche per la storia, cioè mentre Gentile si presenta sostanzialmente come un filosofo della storia in qualche modo, mentre invece in Heidegger c'è una posizione sostanzialmente tipica di questo pensiero reazionario, abbiamo visto già Schopenhauer in Kierkegaard, eccetera, una posizione sostanzialmente antistorica. E questa, diciamo, è la prima differenza. Tuttavia, qual è l'operazione di Gentile rispetto alla storia? In realtà, appunto, è una mistificazione la sua filosofia della storia, perché abbiamo visto che per Gentile la storia si risolve completamente nella filosofia, quindi si risolve completamente nel puro pensiero e quindi sostanzialmente nell'ideologia. Cioè, infatti, come abbiamo visto, le sue opere di storia della filosofia, di storia della cultura, sono opere puramente ideologiche, cioè c'è una mistificazione completa, ma diciamo che Gentile la giustifica, perché appunto esiste soltanto il pensiero, cioè non esiste la realtà storica. E proprio per questo Gentile appunto dice che la storia si riduce alla filosofia, che abbiamo visto con Gramsci, la filosofia di Gentile in realtà è una utopia ideologia, non è la vera filosofia ovviamente, è una mistificazione della filosofia da una parte. Dall'altra parte abbiamo visto che per Gentile esiste solo la storia contemporanea, cioè esiste soltanto l'interpretazione che io oggi do secondo i miei interessi contemporanei, cioè per giustificare il fascismo, di tutta la storia precedente. Questa è un po' l'impostazione di Gentile. L'impostazione di Heidegger, diciamo, è più reazionaria pura, cioè per Heidegger sostanzialmente tutto lo sviluppo storico è un andare verso la barbarie del comunismo, perché appunto le società antiche erano schiaviste, poi si è sviluppato il cristianesimo che ha detto che gli uomini erano tutti uguali, poi il liberalismo, addirittura il Parlamento, poi la democrazia, addirittura persino il suffragio universale, persino il voto alle donne, e poi da lì si è aperta la strada al socialismo, al comunismo, e quindi c'è questa distopia di restaurare la società, l'antica società, diciamo, arcaica greca, che era una società, diciamo, apertamente schiavistica sostanzialmente. E quindi quindi da una parte è una posizione antistorica, perché ovviamente va contro la filosofia della storia di Hegel e il materialismo storico, ancora di più del marxismo. Dall'altra parte però si rende conto che non si può limitare a criticare la storia, ma c'è bisogno di una controstoria, diciamo, reazionaria. E quindi c'è questa concezione appunto reazionaria, per cui la storia non è il progresso dell'emancipazione del genere umano, come è per Hegel, per il marxismo, ma al contrario è regressiva, proprio perché c'è l'emancipazione umana e perché Heidegger si abbatte apertamente per la disemancipazione appunto del genere umano. Pure le questioni che poneva Silvana sono molto interessanti, significative e complesse. Il rapporto appunto Heidegger-Sartre rispetto all'esistenzialismo, ho cercato di parlarne brevemente all'inizio, ma sicuramente ho dovuto stringere troppo, sono stato sicuramente poco chiaro. Diciamo che è vero quello che dice Silvana. Prima della guerra, quando sorge l'esistenzialismo, sostanzialmente non ci sono grosse differenze tra Heidegger e Sartre, anche perché Sartre va a studiare in Germania,
si, diciamo, compie la sua formazione filosofica in Germania. Prima segue l'impostazione fenomenologica di Husserl, poi scopre Heidegger e diventa sostanzialmente un heideggeriano. E quindi diciamo che nell'esistenzialismo del primo Sartre ci sono moltissimi aspetti che Sartre stesso riconosce, che riprende appunto da Heidegger, altri aspetti li riprende da Nietzsche, altri da Kierkegaard, però sono questi, diciamo, i riferimenti del Sartre prima della guerra. E tant'è che non era affatto un intellettuale di sinistra prima della guerra, Sartre. Le cose cambiano dopo l'occupazione della Francia da parte della Germania, diciamo, il collaborazionismo di Pétain. Sartre ha una svolta vera e propria perché partecipa attivamente alla resistenza, e questo lo porta dopo la guerra a cambiare posizione e diciamo avvicinarsi a diventare marxista sostanzialmente, aderisce al Partito Comunista, e quindi ovviamente però Sartre sostanzialmente, anche se non immediatamente, comunque non vuole cancellare, diciamo, il suo passato filosofico, e quindi in qualche modo cerca di reinterpretarlo in senso progressista. E quindi sostanzialmente sviluppa una concezione dell'esistenzialismo in senso progressista. Questo dopo la guerra, appunto, giustamente diceva, ricorda Silvana quella importantissima opera per cui l'esistenzialismo è un umanismo, che è una reinterpretazione, diciamo, in chiave progressista dell'esistenzialismo. E poi vedremo che Sartre, anzi l'abbiamo visto perché già l'abbiamo affrontato negli anni precedenti, appunto cerca addirittura di trovare una sintesi tra il marxismo e l'esistenzialismo, reinterpretato però in senso progressista. Però lì più che altro non è tanto Sartre a rompere con Heidegger, è Heidegger che disconosce completamente questa interpretazione che dà Sartre, dicendo che anzi il suo pensiero è assolutamente anti-umanistico, e anzi proprio per segnare al massimo la sua rottura con Sartre dice addirittura: io non sono mai stato esistenzialista. Cioè questa è proprio una completa mistificazione. E quindi sostanzialmente più Heidegger che rompe con l'esistenzialismo rispetto all'esistenzialismo con Sartre. Scusa, l'essere il nulla di che anno è? Prima del 40, no, no, l'essere il nulla è del 42-43, prima dell'esperienza del partigiano. Sì. Diciamo, l'ultima opera, diciamo, prima di questa svolta con la lotta partigiana. E che porta appunto Sartre su posizioni di sinistra, e poi Sartre, anzi, diciamo che radicalizza sempre di più le sue posizioni di sinistra, insomma, tanto che in un primo momento, come insomma ricordava giustamente Silvana, diciamo, prima aderisce al PCF, al PCF, Partito Comunista Francese, all'inizio venendo insomma da, ma non si è mai iscritto, da posizione, beh no, all'inizio adesso proprio aderisce e sostiene sostanzialmente le posizioni. Aveva una sua indipendenza come intellettuale. Sì, però questo più in un secondo momento, perché in un primo momento, anche perché lui viene da destra, eccetera, cerca in qualche modo di accreditarsi, quindi segue un po' l'impostazione del PCF. Poi invece successivamente diventa sempre più critico da sinistra però del PCF. Innanzitutto sulla questione determinante del colonialismo, perché sì, appunto il PCF non, perché il PCF è il problema di tutti i francesi, cioè hanno questo problema col nazionalismo, no? E quindi non prende una posizione netta sulla questione del colonialismo, sì, sulla guerra d'Algeria eccetera, e invece Sartre, diciamo, rompe proprio su quello, tant'è che poi si avvicina sostanzialmente alle posizioni del maoismo, diciamo, della nuova sinistra, anzi diventa il punto di riferimento della nuova sinistra anche italiana. E sì, sì, c'è sicuramente un'autonomia, anche perché appunto tra l'altro Sartre non vuole rompere, diciamo, con diciamo, il periodo esistenzialista, ma cerca poi una sorta di sintesi tra questi due momenti.
e quindi diciamo reinterpreta in chiave marxista l'esistenzialismo, che però è molto diverso da, oggettivamente, dall'esistenzialismo heideggeriano del primo Sartre. Cioè, diciamo che questo è il punto, tant'è che, per fare un esempio, appunto, basta leggere come i marxisti considerano l'esistenzialismo di Sartre prima della guerra, cioè come un'ideologia di destra da criticare, invece diciamo quella sintesi che fa Sartre tra esistenzialismo e marxismo, che invece è una roba sicuramente completamente diversa, anche il giudizio cambia completamente. Tenete presente che Lukács, parlando del primo Sartre, lo considera un nemico sostanzialmente, tant'è che scrive un libro Esistenzialismo o Marxismo, proprio contrapponendoli. Poi, quando Sartre si sviluppa in senso marxista, lui lo ritira proprio questo libro, proprio perché non vuole, cioè, capisce l'importanza invece dell'alleanza con questa nuova concezione in senso progressista, diciamo, dell'esistenzialismo, che si contamina positivamente con il marxismo sostanzialmente. Tant'è che quest'opera di Lukács non si trova, perché Lukács l'ha fatta praticamente sparire, proprio perché ciao, grazie, no, scusate voi che sono come al solito lungo, ciao. Sì, poi con questa roba della metro va bene. Passo alle questioni molto interessanti che poneva Gabriella, che giustamente ha fatto una cosa essenziale, quella appunto di anche di vedere i legami con l'attualità, che poi insomma sicuramente è un aspetto interessante, e secondo me ha perfettamente ragione. Cioè, questi autori purtroppo sono ancora attuali, perché purtroppo queste concezioni, giustamente citava appunto Salvini, che è forse diciamo l'espressione più evidente, sono purtroppo ancora oggi attuali, anzi dopo la sconfitta storica delle forze comuniste diventano sempre più pericolose, diciamo, la ripresa di questo pensiero. Sì, è giustissimo quello che diceva rispetto al discorso di Salvini, cioè Salvini proprio è completamente dentro questa ideologia, cioè questa idea che il popolo è uno, appunto, che si lega poi al discorso della comunità, della comunità in Heidegger, come capenatismo e come destino, per cui chi nasce in quel momento, in quel popolo, deve stare da quella parte, cioè non può stare da un'altra parte, e con l'idea dello stato etico, appunto, di Gentile, diciamo quello che lega queste due concezioni a quella pure di Salvini è la concezione sostanzialmente totalitaria dello Stato, per cui appunto non è accettata l'opposizione sostanzialmente. Appunto, come diceva giustamente Gabriella, chi è contro Salvini è contro il popolo italiano. E questo spiega però l'antisemitismo, perché appunto se la prendono con gli ebrei, proprio perché gli ebrei non fanno parte del popolo, della comunità che si basa sul sangue e sulla terra, e per questo gli ebrei sono poi quelli che hanno fatto appunto il complotto della rivoluzione d'ottobre, eccetera eccetera, e che mettono in discussione la civiltà, perché la civiltà è questa, secondo loro. Va bene, è molto interessante pure il discorso che faceva sulla riforma della scuola, perché, come abbiamo cercato di vedere, infatti il sottotitolo del corso è Per la critica della filosofia moderna e contemporanea, conservatrice e reazionaria, perché sostanzialmente stiamo facendo una storia sia del pensiero conservatore sia del pensiero reazionario, che, per quanto sono diciamo le due ideologie della classe dominante ancora oggi, diciamo della classe dominante borghese, però sono appunto differenti, no? Come oggi ci abbiamo da una parte il PD, che rappresenta gli interessi diciamo del liberismo, del capitale finanziario internazionale, poi abbiamo diciamo il discorso più vicino diciamo alle posizioni reazionarie fasciste
dei cosiddetti sovranisti, che però appunto sono, diciamo, le due facce della classe dominante e sono, diciamo, i due nemici che dobbiamo combattere. Però appunto le posizioni sono effettivamente diverse. Una è una posizione più conservatrice, quella, diciamo, che esalta il liberismo, quindi vuole conservare, e un'altra è una posizione più reazionaria, che è appunto, che è poi quella del fascismo, del nazismo, eccetera eccetera. Infatti, come abbiamo avuto già modo di dire, c'è una differenza tra le posizioni reazionarie, che ne so, di Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, per esempio le posizioni del positivismo, abbiamo visto, no? Le posizioni del positivismo sono posizioni conservatrici, mentre quelle altre sono posizioni, diciamo, reazionarie. Come dicevamo, anche oggi, sostanzialmente, l'ideologia filosofica dominante si divide in questi due campi. Da una parte ci sta, diciamo, la componente irrazionalista reazionaria, che si richiama a Nietzsche e Heidegger essenzialmente, poi anche agli altri, però principalmente a Nietzsche e Heidegger, come la professoressa che ricordava prima, Gabriella, e dall'altra parte le concezioni cosiddette neopositiviste, cioè che sviluppano, sempre in senso reazionario, le posizioni del positivismo. E queste sono le due grandi scuole. Tanto che si parla appunto della contrapposizione, che poi è anche, diciamo, una è più l'ideologia dell'imperialismo europeo, quella reazionaria, che si definisce continentale e che si richiama proprio a Nietzsche e Heidegger, mentre dall'altra parte nel mondo, diciamo, anglosassone, a partire dagli Stati Uniti, prevale invece la posizione neopositivista. E come dicevamo, questo dipende anche dal fatto, e questo si lega pure a altre cose interessanti che diceva Gabriella, che mentre nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti, non c'è una forte opposizione di classe, per cui loro possono fare un'apologia diretta del capitalismo, gli intellettuali europei, dove invece c'è una storia di opposizione forte, non possono fare una apologia diretta del capitalismo e quindi fanno un'apologia indiretta, appunto, che riporta sulle posizioni, appunto, reazionarie. Infatti la maggior parte degli intellettuali, dei filosofi, appunto, si richiamano a Nietzsche e Heidegger qua in Italia, mentre appunto negli Stati Uniti prevale decisamente l'impostazione neopositivista, anche se adesso, con il fatto che l'Italia imita sempre di più gli Stati Uniti, stiamo importando pure molto il pensiero neopositivista. C'è una differenza significativa, perché se da una parte, diciamo, il pensiero reazionario è più mistificante, come appunto, pensate, il partito nazista nasce come partito nazionalsocialista degli operai tedeschi, addirittura, no? Arbeiter è proprio il termine del marxismo. Quindi c'è questa volontà di mistificare le cose, mentre, diciamo, nell'altra posizione invece c'è un'apologia diretta dell'esistente, mentre dall'altra parte c'è una critica dell'esistente, che però poi non è una critica da sinistra ma una critica da destra. Però questo aspetto critico serve a mistificare sostanzialmente le cose. Però per questo oggi, per esempio, sulle masse popolari prive di coscienza di classe ha più presa il discorso di Salvini che quello del PD, perché il PD appunto vince solo nei quartieri centrali, perché è un'apologia diretta del capitalismo attuale, il grande capitale finanziario, mentre il discorso di Salvini è un discorso invece che tende a mistificare, fa anche una critica, se vogliamo, però una critica ovviamente da destra, in senso reazionario, però in quel modo sì. Quindi diciamo che è quell'aspetto populistico e demagogico che è tipico, diciamo, di questa delle posizioni reazionarie. E sì, poi il discorso del lavoro manuale e il lavoro intellettuale, qui c'è appunto una volontà da parte di Gentile di eternizzare questa, cioè mentre tutto lo sforzo del marxismo è quello di superare questa contrapposizione, ovviamente il discorso del Gentile è, diciamo, di eternizzare la separazione,
perché questa è la base della separazione di classe sostanzialmente. Quindi diciamo che ovviamente Gentile vuole eternizzare la società di classe, mentre il comunismo fa di tutto per superarla. Sì, poi appunto per il discorso che facevamo, gli intellettuali in Italia, almeno fino agli anni più recenti, erano essenzialmente legati a questa concezione più reazionaria, cioè più a Nietzsche, a Heidegger, e però allo stesso tempo appunto si presentavano non come fascisti o nazisti, ma fingevano, diciamo, di essere di sinistra. Però questa, diciamo, è la mistificazione sostanzialmente di questa ideologia, no? che si presenta appunto come addirittura richiamandosi al socialismo, agli operai, poi è la cosa più reazionaria che c'è. Quindi diciamo che sostanzialmente questi intellettuali hanno aperto la strada a Salvini, perché poi Salvini, cioè, porta avanti quelle posizioni lì. E quindi diciamo che ovviamente la tragedia che viviamo adesso a livello politico si è creata negli anni precedenti a livello ideologico, perché appunto questi intellettuali hanno abbandonato completamente il marxismo e hanno appunto seguito Nietzsche, Heidegger, perciò appunto pure ci stiamo occupando qui di questi pensatori, appunto non perché ci piacciono particolarmente, ma perché purtroppo la situazione attuale dipende, è stata preparata ideologicamente dall'abbandono appunto del marxismo, dalla visione a questi pensatori razionalisti, però presentandoli appunto addirittura come più rivoluzionari del marxismo, no? Anche questo è stato fatto, insomma. Anche perché loro si atteggiano, diciamo, un po' in questo modo, anche se appunto è un ribellismo aristocratico, appunto, come giustamente abbiamo detto a proposito di Nietzsche. Ah sì, ma penso che se non ci sono altre domande, c'è qualcuno che vuole? Allora, se non ci sono altre domande, ovviamente ringrazio i partecipanti e do appuntamento per l'ottava lezione, per chi riuscisse a esserci, sempre qui, sempre alle 18, sempre di mercoledì prossimo 23 ottobre, in cui parleremo, approfondiremo il discorso su Heidegger, che insieme a Nietzsche sono forse gli autori più importanti, e vedremo in particolare la lotta contro la modernità, che è appunto il tratto caratteristico del pensiero reazionario e del pensiero di Heidegger. Va bene, grazie, alla prossima.